Elena presente, Ferrero Cristoforo presente, Ferrero Pietro presente, Ferro presente, Gaia presente, Gallizio presente, Giverso presente, La Certosa presente, Moda presente, Pirra presente, Russo assente, Russo è assente giustificato, Testa è assente, sta arrivando, Tripodi è presente, Buerich è presente. Cominciamo i lavori di questo Consiglio Comunale, come sempre, dando la parola al Sindaco per le comunicazioni. Buonasera, purtroppo le comunicazioni comunali questa volta sono particolarmente fruttuose. Durante il mese di ottobre è mancato Roberto De Marchi, marito della nostra dipendente, Chiara De Marchi. Nel mese di ottobre è mancato Roberto De Marchi, marito della nostra dipendente Chiara De Magistris. Ci ha lasciato anche Ileana Bianco, già assessore del nostro comune. In tutti e due i casi abbiamo fatto pervenire, siamo stati presenti ai funerali. Nel mese di novembre è mancato Carlo Montanaro, il papà del nostro dipendente Gianluca, la mamma della signora Paola Corrias, la signora Maria di Duvedova Corrias, il signor Giacomo Saglia, papà del dipendente Tonino Saglia. Credo che a questi lutti che hanno colpito la nostra città e le persone che ci sono stati vicini sia doveroso ricordare le migliaia di vittime della tragedia che ha colpito le Filippine e le vittime del maltempo in Italia in generale, da ultimo in Sardegna, dove si sono contati 17 morti. Ho mantenuto continui contatti con l'associazione ICNUSA per possibili iniziative che subito dopo le iniziative che deve fare la Protezione Civile possono subentrare come supporto da parte di comuni che possono intervenire. Ho lasciato per ultimo il ricordo di un amico che ci ha lasciato ieri mattina, il professor Attilio Bravi, per molti di noi un amico, per la città un olimpionico, è stato olimpionico a Roma nel 60, è stato presidente apprezzato del CONI per 25 anni è stato titolare della cattedra all'Istituto Superiore di Educazione Fisica, più volte campione d'Italia in salto in lungo, tre volte campione ai mondiali militari, medaglia d'oro alle Universiadi del 59 e poi tantissime caratteristiche, ma soprattutto la caratteristica di averci dato come indicazione di lavoro a chi di noi si è occupato di sport, a chi di noi ha seguito iniziative sportive, quella del fair play, lavorare per impegnarsi seriamente nello sport, ma per diventare dei cittadini a tutto tondo. Il funerale si svolgerà domani pomeriggio alle 15 nella frazione Bandito. La signora Riccarda, il figlio Loris, a tutti i familiari ovviamente le condoglianze più sentite. Mi sono sentita in dovere di invitare tutti i sindaci della provincia di Cuneo ad essere presenti con la fascia o in delegazione, perché ha rivestito per lo sport un ruolo di primaria importanza e quindi si uniscono aspetti di amicizia ad aspetti istituzionali molto importanti.
Proprio in questo senso chiederei se ci alziamo in piedi e se tributiamo un minuto di silenzio, lasciando magari la commemorazione ad un momento successivo per ciascuno di voi. Ma è che io sono stata presente ieri ai funerali. Il problema è che se per caso ricordo questa Serena, che conosco da quando è piccola perché abitava vicino a casa mia, e dimentico Simona o Giacomo o un altro, allora ovviamente unisco e faccio mie le sue sollecitazioni, ma capirà qual è il motivo per cui non ho ecco. E purtroppo Grazie Sindaco. Altre comunicazioni da parte dei consiglieri comunali? Prego, consigliere Balestra, poi consigliere Della Rosa. Una cosa molto importante, che non ci ha portato dei soldi, ma un riconoscimento di città importante dal punto di vista dell'accoglienza turistica. E è stato un esponente della TL a ritirare a Roma questo prestigioso riconoscimento. Colgo l'occasione per ricordare a tutti i consiglieri che sabato 30, alle ore 10:30, con partenza dalla cascata per ragioni di organizzazione logistiche, è prevista la visita all'ospedale di Verduno. È una visita importante che si accomuna ad una notizia importante dal punto di vista della sanità. Sono stati sbloccati dei fondi che hanno permesso da una parte le questioni relative all'ospedale, dall'altra dei fondi importantissimi che hanno sbloccato le persone che erano in scadenza, il personale medico che era in scadenza in questi mesi e che ha potuto essere riconfermato, e hanno permesso di andare di nuovo a prendere alcune persone che erano in lista d'attesa per inserimento in strutture, in casa di riposo, e proprio prima di cena abbiamo fatto l'assestamento dell'ex consorzio della SOC Intesa, e
ci sono stati dati, i dati, in queste ultime settimane è stato possibile inserire 40 persone all'interno dei nostri 11 comuni, il che significa che è stato un intervento molto molto importante, al quale ringrazio tutti coloro che si sono fatti parte diligente, dai consiglieri regionali agli assessori, ma anche ai consiglieri comunali che in tante forme, venendo con me o impegnandosi presso i gruppi regionali, hanno fatto in modo che siano stati sbloccati questi fondi che servono a tutta la nostra comunità e di cui che finalmente invertono, seppur in maniera molto limitata, ma invertono la distribuzione dei fondi a livello regionale. Siamo ancora nell'ambito dello zero virgola, ma da qualche parte bisogna pure iniziare, e se le notizie sono positive bisogna darle per positive. Quindi l'invito a tutti coloro che vogliono essere presenti sabato e poi in futuro ad essere assolutamente presenti ed attenti rispetto al mantenimento dei nostri due nosocomi e al lavoro per quanto riguarda l'ospedale di Verduna. E alla luce anche delle dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate da alcuni colleghi consiglieri e appartenenti al gruppo del PDL, dal momento che appunto nelle ultime settimane è stata decisa a Roma la rinascita di Forza Italia come movimento politico e alla conseguente scissione e nascita del nuovo centrodestra avviato da Angelino Alfano e da molti altri onorevoli senatori, tra i quali l'onorevole Enrico Costa, mi sembrava questa la sede per comunicare la mia adesione convinta al nuovo centrodestra di Alfano e di Costa. Questa decisione che deriva appunto da una valutazione di quelle che sono state le trasformazioni in questi ultimi anni della realtà politica del nostro partito, che personalissima opinione ha poco a che vedere con quella che era l'idea iniziale del partito, soprattutto come rappresentanza a livello esclusivamente nazionale. Per ciò che riguarda la realtà locale, io non ho assolutamente nessun motivo per avere avversione o non poter collaborare con i miei colleghi attuali di consiglio, il consigliere Werich, che oltre che essere un collega è un caro amico, e quindi è la stessa cosa con l'assessore Russo. Quindi al momento a livello locale io non ho alcuna intenzione di creare un gruppo, e se la volontà è comune quella di proseguire assieme, continueremo a lavorare assieme come gruppo. Valuteremo quella che sarà l'evoluzione politica nazionale e elettorale, secondo me, anche così. Grazie, consigliere Della Rossa. Prego, consigliere Moda. Del consigliere Balestra, che citava questo evento luttuoso di questa ragazza, ecco, mi pare che questo fatto, oltre al ricordo che è stato appena accennato, non possa non riportare all'attenzione anche del Consiglio Comunale il problema della gravità, della pericolosità delle strade intorno all'abitato di Pollenzo. Questa settimana la locandina di Bra oggi intitolava La strada della morte di Pollenzo. Quindi ovviamente l'auspicio è che le autorità, soprattutto credo provinciali, vista la competenza specifica delle strade interessate,
intervengono al più presto per mettere in atto quelle misure di sicurezza previste da tempo, la definizione della rotatoria che è tuttora provvisoria, la posizione dei dissuasori di velocità rispetto ai quali anche so che il Comitato di Frazione di Pollenzo si è attivato sulla scorta dei finanziamenti che il Comune eroga alle realtà locali. Quindi era solo per ricordare anche tramite la voce del Consiglio l'importanza che nelle sedi opportune si intervenga finalmente una volta per tutte. Grazie. Altri interventi? Se non vi sono... Prego, consigliere Gallizio. L'intervento che faccio è brevissimo, soltanto per ricordare, essendo io uno dei soci fondatori con Attilio Bravi, con Gianfranco Vergnano, dell'Unione Veterani dello Sport, Vibra, e con tanti altri poi che hanno aderito a questa associazione, ricordare Attilio Bravi perché... Per me, oltre che diciamo il rappresentante provinciale del CONI, e penso che il fatto che lo scorso anno i CONI provinciali siano stati aboliti per legge nazionale sia sicuramente stato un ulteriore, diciamo, sicuramente sono cose che non fanno piacere a chi ha governato il CONI provinciale per tanti anni con capacità, con impegno, con sostegno alle associazioni sportive della provincia e senza dimenticare le associazioni sportive di Bra. Ricordo l'inaugurazione ancora del Parco Azzurri d'Italia, Viale Madonna dei Fiori, a cui era presente, oltre a Attilio Bravi, anche Livio Berruti. Ma vorrei ricordarlo come il mio prof di educazione fisica, lo è stato per generazioni. La palestra di Bravi se la ricordano in tanti, ed è stato l'animatore dell'atletica braidese, primo grande animatore dell'atletica braidese. Mi invitò a fare il mezzo fondo, poi il salto in alto, ma la mia cecità mi faceva sbattere contro l'asticella, e allora mi convogliò sul salto triplo, mi indirizzò sul salto triplo. Ma ci fu una cosa che ricordo con forza di quegli anni, una sua frase e una bella manifestazione: portò a Bra la pallamano. Ci prese tutti quelli che facevano parte del gruppo dell'atletica braidese e ci invitò a partecipare, a formare una squadra che si batté con una squadra, mi pare, di ragazze russe ai Salesiani, in un confronto impari per noi, pur maschietti volenterosi, ma impari nei confronti di queste ragazze che erano delle specialiste della pallamano. Noi eravamo dei assoluti neofiti. Ecco, per dire le tante novità che Attilio Bravi ha saputo portare a Bra. Ma la cosa che ricordo di più è quando, sia come insegnante sia come preparatore atletico, ci diceva una cosa: ragazzi, e questo è un invito rivolto a tutti i giovani ancora oggi spesso e volentieri si vede a volte nello sport della disaffezione, del fatto che i ragazzi giustificano, ma dobbiamo fare i compiti, dobbiamo studiare, dobbiamo eccetera. Bravi ha detto una frase che era allora per me è stata lapidaria ed è stata un fondamento: c'è tempo per fare tutto, c'è tempo per studiare, c'è tempo per fare sport e c'è tempo per uscire con la ragazzina. Quindi ragazzi, non contiamoci storie, lo sport se lo volete fare serve, perché serve a crescere. Ecco, volevo così portare contributo personale della conoscenza, diciamo così, di tanti anni del professor Attilio Bravi, campione olimpionico. Grazie.
Grazie consigliere Gallizio. Prego consigliere. Concordo pienamente con quanto ha detto il collega Moda, forse per la prima volta. E vorrei chiedere all'assessore ai lavori pubblici, perché la mia memoria, i lavori pubblici, l'ingegner Messa, l'assessore Messa, non doveva essere costruita una famosa bretella che andava a collegare via Nogaris con il ponte dove c'è quel curvone dove spesso e sovente succedono gravi incidenti? Chiaramente la mia, so benissimo che non è di competenza del comune, ma chiedo all'assessore ai lavori pubblici se ha delle notizie da parte della provincia, se questa bretella è finanziata, se hanno intenzione di portarla avanti, se dobbiamo mobilitarci, se dobbiamo sensibilizzare maggiormente il nostro assessore provinciale, perché non vorrei, in questi banchi negli anni Ottanta avevamo l'assessore provinciale che era Marco Fagnola. Io in un intervento mi ero permesso di chiedere all'assessore provinciale Marco Fagnola un interessamento, adesso non mi ricordo più per che tipo di opera che andava a beneficio della città di Bra, e mi fu risposto dall'assessore Fagnola che lui non voleva essere un assessore di parte, non voleva sicuramente essere accusato di fare gli interessi della città di Bra a discapito magari della città di Albo, di Cuneo o di Saluzzo o quant'altro. Non vorrei che succedessero le stesse cose adesso. Abbiamo una rappresentanza provinciale con consiglieri provinciali e assessore provinciale che credo che negli anni passati mai abbiamo avuto. Quindi se l'assessore ha delle notizie in più, perché le preoccupazioni del collega Moda non sono solo sue, non sono solo mie, non sono solo nostre, credo che siano preoccupazioni di tutti, non solo cittadini braidesi. Quindi se è il caso di sollecitare la provincia che porti a compimento quest'opera. Credo che qui non ci sia né centrodestra, né centrosinistra, né Forza Italia, né Giustizia e Libertà e chi più ne ha più ne metta. Qui è interesse dei cittadini che ci devono essere, che ci devono accomunare tutti in un comune interesse. Posso rispondere io direttamente alla questione, non perché soltanto per questioni che, siccome la problematica aveva delle questioni di carattere urbanistico, l'ho seguita più direttamente. Questa bretella è stata inserita all'interno del piano regolatore, è stata concordata con la provincia a fronte di un, lo ricorderà in particolare il Presidente, ma chi ha fatto parte della Commissione Urbanistica, abbiamo avuto più incontri specifici per andare anche a circostanziare la tipologia di intervento. Fortunatamente questa bretella è inserita all'interno delle opere connesse con il raggiungimento dell'ospedale di Verduno. È fortunatamente finanziata, almeno credo, grazie ad un intervento dell'onorevole Crosetto, dei fondi Crosetto, è finanziata con fondi Crosetto. Non abbiamo altre notizie perché di questa partita la competenza è provinciale. Certamente abbiamo informato la provincia che dal momento in cui il piano regolatore è stato licenziato con le osservazioni, e non avendo avuto osservazioni l'area in oggetto, tutti gli interventi possono partire.
Devo dire che su questo argomento, come su quello di Via Cherasco, ho più volte sollecitato verbalmente, oggi su questa questione non volevo creare un elemento di intervento che potesse ascriversi ad una risposta ad un'interrogazione, allora ho evitato di sollecitarlo nel mio intervento iniziale, ma oggi ho scritto alla Presidente della Provincia per sollecitare un intervento su questa problematica, perché intorno alla questione di Pollenzo, dalla rotatoria, che è un problema molto più piccolo, molto più semplice da risolvere, ma assolutamente importante, e badate che quel che è stato fatto dal Comune di Vrà, quel che c'è adesso è stato fatto dal Comune di Vrà. Alle problematiche connesse con la velocità, la posa di un l'eventuale posa di un semaforo che era già disponibile, che è il semaforo di Via Isonzo, che avremmo potuto donare e che abbiamo chiesto soltanto che la provincia si facesse carico dei lavori, da ultimo, su iniziativa del quartiere e su fondi messi nei capitoli dell'assessore Bonetto, abbiamo deciso di acquisire dei box di rilevatore di velocità. Abbiamo chiesto alla provincia la disponibilità, l'autorizzazione a poterli posare, perché come sapete su quelli che abbiamo posato finora sono su strade nostre, ma sulle strade non nostre attendiamo l'autorizzazione. Su questi argomenti, anche alla luce di questi fatti veramente gravi che certo non possono lasciare nessuno insensibile e ci devono vedere assolutamente tutti molto uniti in una sollecitazione, in una soluzione di un problema che certamente è la messa in sicurezza della strada provinciale 7, ma è e quindi di Via della Piana, ma è la soluzione quella più importante e radicale, che è quella della variante, per la quale, torno a dire, i finanziamenti sono previsti e quindi occorre assolutamente non perderli, insomma bisogna assolutamente lavorare perché si vada nella direzione di avere questa soluzione in concomitanza con l'ospedale e comunque in generale, indipendentemente dalla questione dell'ospedale, per le questioni connesse con la viabilità. Vi dico questo perché questa mattina, facendomi interprete, credo di una sensibilità diffusa, ho scritto alla Presidente sollecitandola su questi diversi aspetti. Credo che non sarà insensibile, vorrà prestare attenzione a queste richieste che sono molto precise, molto puntuali, molto specifiche. No, non era concordata. Prego, consigliere Giverso. Grazie. Ma visto che siamo stati chiamati in causa direttamente o indirettamente come consiglieri provinciali, posso solo ricordare che da parte mia è stata presentata una proposta di collegamento della tangenziale attuale di Bra con il fondovalle appunto di Pollenzo tramite il buco della discesa di Bergoglio. Perché? Perché la discesa di Bergoglio, se riusciamo a collegarla con un tunnel direttamente alla piana di Pollenzo, libererebbe tutto quello che il traffico passa oggi in via Cuneo, Roreto e via dicendo, arrivando da tutto il traffico che arriva da Savigliano, da Torino e da quelle direttrici. Sarebbe l'ideale, logico, ci vogliono i finanziamenti, okay. Però questo vuol dire che l'attenzione nostra, per quanto riguarda, dico nostra, qua c'è anche l'amico qua Gallizio, c'è ed è presente, logicamente. Poi il discorso che ho presentato questo diciamo progetto va poi a collegarsi a Pollenzo e dava a risolvere anche la questione della provinciale 7. Adesso vediamo gli sviluppi. Grazie.
Grazie consigliere Giverso. Se non vi sono altri interventi in merito alle comunicazioni, passerei al punto successivo all'ordine del giorno. Allora, prima di procedere con le interrogazioni, nominiamo gli scrutatori, come sempre nelle persone dei consiglieri Damasco, Giverso e Tripodi, se sono d'accordo. Procediamo con le interrogazioni. Prima interrogazione a firma Bergesio. Prima interrogazione a firma Bergesio. Il testo dell'interrogazione dice interroga il sindaco sui costi e i ricavi della manifestazione Folkestate 2013. Prego sindaco. Non mi dilungherò a meno che non vogliate sulle varie iniziative che il Comune ha messo in campo quest'estate relativamente alle attività veramente della stagione estiva, che è stata una stagione molto importante. Mi soffermerò in particolare sulle questioni relative alle manifestazioni che si sono svolte alla Zizzora e che hanno, anzi a due manifestazioni. La prima è la valorizzazione del centro storico della città attraverso l'opera in piazza del 1° di agosto, in cui vi sono stati 800 biglietti venduti, e la valorizzazione del ristrutturato parco della Zizzora, dove hanno avuto luogo i grandi concerti con ingaggio di artisti di fama nazionale come De Gregori, Gian Maria Testa, Mario Biondi, Silvestri, con una media di presenze di circa 1000 persone a concerto. La location ha rappresentato un valore aggiunto apprezzato moltissimo dai musicisti, dal grande pubblico che ha frequentato le serate. L'investimento realizzato dall'amministrazione comunale con il contributo della Fondazione della Regione Piemonte, che ha permesso di restituire alla città e non solo uno spazio veramente unico, necessita di essere usato, valorizzato, concentrando tutta una serie di attività e di proposte. I concerti sono stati anche occasione per creare un indotto economico a favore di attività commerciali e turistiche. Pensate per esempio che uno dei concerti, quello di Mario Biondi, la stragrande maggioranza dei presenti non era braidese, quindi come è noto voi sapete che si crea un indotto. Allora, il costo totale degli ingaggi degli artisti è stato di 111.540 euro. Gli incassi di biglietteria 67.267 euro, 10.000 euro sono arrivati da sponsor, per differenza abbiamo 34.273 euro. Faccio un confronto con il 2012 perché è significativo. Nel 2012 noi abbiamo avuto spese per 49.168,02, incassi per 6.826, una differenza di 42.342. È indubbio che è stata fatta una scelta diversa, è stata fatta una scelta avendo una iniziativa come Bra Eventi Ticket, che è stata testata, deve ancora essere sviluppata, è risultata positiva per uno dei quattro concerti, ma credo che sia una delle vie che forse ci verrà anche copiata per permettere di avere una prenotazione e anche dei prezzi che vanno via via diminuendo. Non vi è dubbio che l'investimento in arte, come sa bene l'interrogante, è un investimento che è sempre con saldo negativo, ma è un investimento che si fa perché l'arte, l'investimento che si fa da lavoro agli artisti e all'indotto che sta intorno all'iniziativa che si mette in campo. Devo dire anche che questo è un modo di invertire la parte estiva, con alcune iniziative più numerose, meno numerose rispetto alle capacità che il bilancio dà, ma che diano un audience legando poi
invece una miriade di altre cose, avevamo le serate piene di varie iniziative, tutte che si auto praticamente si autofinanziavano, dando dei risultati molto importanti, organizzate dai quartieri piuttosto che dalle feste, piuttosto che dal cinema in città, che ha registrato una presenza di 500 persone per ogni serata. Quindi credo che occorra lavorare per differenziare e per stare a livello di una città che vuole avere alcuni eventi importanti su cui ragionare. Grazie sindaco. Prego, consigliere Bergesio. Niente, ero interessato a sapere queste cifre sollecitate da alcuni cittadini, grazie. Seconda interrogazione, sempre a firma Bergesio, do lettura. Il consigliere Walter Bergesio interroga il sindaco in merito ai problemi esposti di seguito. Sollecitato da alcuni residenti, il sottoscritto riporta i problemi che sussistono in via Pascoli. La via in questione ha due entrate, una da via Brizio e una da via Gandino, ma non comunicanti tra di loro se non da una scalinata. Purtroppo è già capitato che in situazioni di emergenza le autoambulanze entrino dalla parte sbagliata, perdendo minuti preziosi nell'imboccare la via dalla parte esatta. Altra problematica sono le auto parcheggiate dall'imbocco di via Gandino, ove la via è molto stretta. Se un pedone deve raggiungere via Gandino mentre un'auto è in transito accanto alle suddette parcheggiate, rischia di essere investito. Risponde l'assessore Bonetto. Via Pascoli ha due entrate, è così da sempre, consigliere Bergesio. Le due vie non sono comunicanti tra di loro, neanche da una scalinata, perché la scalinata non comunica le due vie, come scrive lei nell'interrogazione, ma la scalinata dà su via Crimea. Non comunica con il tratto di via che è all'ingresso in via Brizio. Né sottoscritto negli uffici abbiamo avuto segnalazioni di disguido. Tuttavia a giorni saranno posizionati due cartelli all'imbocco delle due vie che ne segnaleranno la numerazione. Dal al segue numerazione. Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, via Gandino ha per tutto il tratto due marciapiedi, uno per parte naturalmente, attraversamenti pedonali segnalati. Chi esce da via Pascoli si trova sul marciapiede di via Gandino, cerca l'attraversamento che gli interessa e attraversa in tutta sicurezza. Prego, consigliere Bergesio. Beh, sinceramente non ho fatto tutta la via, però mi sono informato, comunque sono stato interessato da una persona che abita in quella zona, mi ha detto che c'è una scalinata. Ovviamente speravo che la risposta fosse questa, cioè che si mettessero i numeri, perché alla fin fine è poi quello la soluzione più facile. Forse non ci siamo capiti invece sulla questione dei parcheggi. Dalla parte di via Gandino, entrando in via Pascoli, la prima parte è molto stretta. Io ci sono stato la settimana scorsa, c'erano tre macchine parcheggiate lì proprio sull'angolo, e lì è veramente stretto, è vero. Circa 20 metri più avanti la strada si allarga. La questione è che, adesso per renderci chiaro, non ci fossero parcheggi vicini, ognuno si inventa un po' di tutto, però 50 metri più avanti c'è poi la traversa di cui adesso non ricordo il nome, lì c'è una piazzetta e di parcheggi vuoti ce n'erano mezzi, via Oberti, esatto, di parcheggi ce n'erano mezzi, quindi nella prima parte è veramente pericoloso, oltre al fatto che si tribola proprio a vedere uscendo, ma quello è un altro discorso, mentre nella prima parte di via Pascoli lì bisognerà mettere un divieto, adesso non so, guardate voi con gli uffici, però c'è proprio, se uno passa a piede rischia, parlandoci chiaro, di rimanere asfaltato. Grazie. Grazie consigliere Bergesio. Su anche la terza interrogazione, leggo sempre io la sua interrogazione. Il sottoscritto Walter Borgesio, sollecitato da alcuni braidesi, chiede al sindaco e ai membri della giunta se è in programma la ripresa del servizio bici in città. Prego, assessore Bonetto. Faccio seguito alla tua interrogazione, con la quale interroga se è in programma la ripresa del servizio bici in città. L'Unione Europea, con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto, si è impegnata nella riduzione delle emissioni in atmosfera per l'8%.
per rientrare in questi limiti la Regione Piemonte nell'ambito del piano per il risanamento, la tutela della qualità dell'aria, ha adottato il piano stralcio della mobilità, che ha costituito il primo passo verso una strategia regionale di mobilità sostenibile. La diffusione dei sistemi di bike sharing sul territorio piemontese è rientrata a pieno titolo nella politica regionale di promozione della mobilità sostenibile per il miglioramento della qualità dell'aria. E pertanto la Regione Piemonte nell'anno 2007 ha approvato un primo bando per il cofinanziamento ai comuni per la realizzazione di sistemi di bike sharing. Con le economie derivanti dal primo bando sono stati approvati ulteriori due bandi, rispettivamente negli anni 2008 e 2009. Il comune di Bra ha partecipato al primo bando, ottenendo un cofinanziamento per l'attivazione del sistema di bike sharing avvenuta nel settembre 2007, con l'affidamento della gestione del servizio dell'azienda comunicare, leader nel settore, mediante la dotazione di numero 5 postazioni per il prelievo di biciclette, per un totale di 44 posti bici e 44 colonnine. Il servizio, attivato dall'Ufficio Turismo e Manifestazioni, aveva destato inizialmente curiosità ed interesse, ma poi è stato immediatamente compromesso da copiosi atti vandalici, abbandono di biciclette al di fuori delle postazioni, furto di componenti meccaniche, tali da individuare la funzionalità, da invalidare la funzionalità dei mezzi, con un incremento esponenziale dei costi straordinari di manutenzione e addirittura di mezzi da sostituire, tali da non poter più essere economicamente sostenibili, in considerazione del costo medio di ogni mezzo, pari ad euro 2,60 più IVA per bicicletta e 80 più IVA per aggancio. La Regione Piemonte, con l'ultimo bando dell'anno 2009, aveva previsto il cofinanziamento ai comuni per adeguamento al BIP dei sistemi bike sharing, ma il comune di Bra non ha potuto beneficiarne, poiché la situazione manutentiva delle attrezzature e delle postazioni non permetteva assolutamente la possibilità di utilizzare il servizio. Infatti la situazione attuale impone di dover rivedere il sistema bike sharing, che per la nostra realtà richiede di essere interamente ricostituito e ponderato attraverso una logica autocritica e costruttiva, nell'ottica del contenimento dei costi e della proposta di un servizio pubblico efficiente. Inoltre si ricorda che in occasione del premio Comuni e 5 Stelle per l'anno 2009 Bra ha conseguito il primo premio consistente in una consulenza a titolo gratuito e ad un sistema di bike sharing innovativo promosso dalla ditta Ecomoto, che tuttavia si è rivelato non concretizzabile a causa dell'assenza del sistema integrato di bigliettazione, il BIP, applicato al trasporto pubblico locale della conurbazione di Bra. Infine la Giunta Comunale ha approvato la manifestazione di interesse per la sperimentazione del progetto promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da ANCI, Educati Energia SPA, volto alla fornitura a titolo gratuito e all'utilizzo in ambito comunale di alcuni prototipi di bicicletta a pedalata assistita, ad alto rendimento e da emissioni zero, e dall'eventuale cofinanziamento pari al 50% dei costi totali previsti dai singoli programmi operativi di dettaglio predisposti dai comuni ammessi alla sperimentazione. Le aree di attuazione della sperimentazione, che sarà attivata nella prossima primavera, nella primavera 2014, saranno le seguenti: area politico istituzionale, biciclette assegnate al sindaco, agli assessori, agli agenti di polizia municipale e dei dipendenti comunali; area socioculturale, biciclette fornite ai rappresentanti delle associazioni, fondazioni, organizzazioni con ricovero presso il cortile della casa dell'associazione; area istituzionale, biciclette assegnate con il servizio di bike sharing agli studenti dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Prego, consigliere. Bene, sono felice che vengano segnate tutte queste biciclette, anche se mi risulta che il sindaco ce l'abbia già, a parte la battuta, No, sinceramente è anche una bella iniziativa. Quel che mi sarei aspettato che magari, siccome sono state messe delle telecamere, no, magari ripensare anche a queste postazioni per andare a prevenire questi casi di atti vandalici, perché alla fin fine è un servizio ai cittadini, perché è bello che
si riesca a far avere a tutte queste persone delle biciclette con pedalata assistita, però obiettivamente il problema centrale è quello di dare un servizio ai cittadini, e questo servizio secondo me era una buonissima idea e non siamo riusciti a portarlo avanti. Quindi magari mettere assieme queste aree videosorvegliate con le colonnine di parcheggio di biciclette potrebbe essere una soluzione ottimale, o poteva essere una soluzione ottimale. Grazie consigliere Bergesio. Passiamo al punto successivo, punto numero 3. Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto approvazione verbali della seduta precedente dal numero 44 al numero 47 del 25 settembre 2013. Se non vi sono osservazioni, in proposito metto in votazione, mi pare che non ce ne siano, quindi segnalare la presenza. Votiamo. Chiusa la votazione. Approvata con 18 voti favorevoli e 2 astenuti. Passiamo al punto successivo, che viene illustrato dal sindaco: appezzamento di terreno in frazione Pollenzo di proprietà della SAS Domus di Domini Angelo EC da adibire a piazzetta, accettazione e donazione. Devo dire che è con grandissimo orgoglio che presento questa proposta. È con grandissimo orgoglio che presento questa proposta, perché in momenti anche di in cui non sempre si ha una grande fiducia nell'attività che si svolge, perché per tanti motivi, la delibera che noi andiamo ad approvare denota come la disponibilità rispetto al bene comune, la disponibilità rispetto ad una città che magari non è neanche la propria, ma è quella nella quale si è insediata un'attività economica. Un lavoro, credo, intenso e positivo tra l'amministrazione e il quartiere, perché questa proposta è nata attraverso il lavoro che ha previsto, che è partito in questi giorni, di recupero di via Regina Margherita. Nel momento in cui si è ragionato intorno a questo lavoro è emerso l'annoso problema della piazzetta, una piazzetta privata che è utilizzata a parcheggio, è gestita sempre con grande difficoltà, come sempre succede per le aree che sono private ad uso pubblico. È stata fatta una sollecitazione ai proprietari e sono veramente molto contenta e li ringrazio veramente a nome di tutta la comunità, ringrazio Mariangela Domini e ringrazio Angelo di aver messo a disposizione quella porzione di terreno per pubblica utilità. È un segnale che andrebbe annoverato tra i tanti segnali di buona politica e di buona amministrazione e di disponibilità al dare gratuitamente qualcosa per tutti. È un elemento da cui dobbiamo trarre insegnamento, ma soprattutto anche essere molto orgogliosi, perché non è così vero che il luogo comune dice si disprezza quel che viene fatto dal pubblico. Non è affatto vero. Quando viene presentato bene un progetto e quando viene illustrato si trovano anche degli interlocutori attenti. In queste settimane abbiamo avuto, oltre a questa che portiamo in consiglio, perché essendo un appezzamento di terreno a questo transito, c'è una comunicazione
altrettanto importante di una famiglia di Modena che ha ricevuto un'eredità nel Vraidese, all'interno della quale vi è un quadro del Cottolengo e della, una cospicua dotazione di libri storici del Chiaffrini che sono stati donati al Comune. Credo che sia siano dei gesti di sensibilità che ci aiutano e ci spronano nella attività amministrativa che svolgiamo. Un grazie veramente sentito a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa iniziativa, ovviamente alla famiglia Domini, ma soprattutto al gruppo di Pollenzo che al quartiere che si è fatto parte diligente nel farsi interprete presso la famiglia Domini di questa nostra richiesta. Grazie Sindaco, interventi in proposito? Se non ve ne sono, pongo in votazione. Allora, segnalare la presenza. Votare. Allora sì, se si è bloccato il sistema prendiamo per buono la dichiarazione di voto, va bene? A questo punto? Allora, approvato all'unanimità. Comunque, approvato all'unanimità, procediamo con la DIE, quindi segnalare la presenza. Allora, segnalare la presenza per la DIE. Venti, ci siamo tutti, votare. Votazione chiusa, approvata all'unanimità. Passiamo al punto successivo. Punto successivo, edilizia convenzionata, aree comprese nei piani di edilizia già concesse in diritto di superficie, in diritto di proprietà, cessioni in proprietà e rimozione dei vincoli convenzionali, approvazione schemi tipo di convenzione. Prima di dare la parola al Sindaco, segnalo soltanto tre refusi che si sono verificati. Un refuso, il primo refuso a pagina 1. Pagina 1 in basso, laddove la frase comincia con la normativa originaria. Quindi la normativa originaria di cui alle precitate eccetera eccetera eccetera, in particolare due punti bisogna aggiungere a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 197 del 1992 e poi eccetera. E poi nell'allegato due refusi materiali, una pagina 2 e una pagina 11, laddove si fa riferimento al comune di Cuneo e ovviamente il comune è quello di Bra. Allora, pagina 2, alla quinta riga dall'alto c'è scritto comune di Cuneo, non so se l'avete visto, vabbè. Se non l'avete visto, fidatevi di quello che vi dico. Non è comune di Cuneo, è comune di Bra. Prego, Sindaco. Abbiamo iniziato la
qualcuna, ma va bene, se si copia da qualcun altro va benissimo. Si tratta di una proposta di deliberazione che è volta a semplificare la procedura e a permettere, quando vi è la necessità, che il dirigente possa fare direttamente gli interventi senza dover ogni volta passare in consiglio comunale per quanto riguarda passaggi di proprietà di alloggi costruiti in cooperative o comunque costruiti in edilizia economica popolare convenzionata, che avevano avuto dei finanziamenti o in diritto di superficie o in tante forme di finanziamenti regionali negli anni 80. Allora, proprio per questo si è data una sorta di linea di indirizzo che permette al dirigente di poter operare quando si tratta di singoli interventi che stanno ovviamente all'interno di una normativa indicata. Se eventualmente il dottor Fissore ritenesse di aggiungere qualche elemento tecnico, ma questo è sostanzialmente i termini della questione. Interventi in proposito? Se non vi sono interventi in proposito, e mi sembra che non ve ne siano, poniamo in votazione. Segnalare la presenza. Votare. Votazione chiusa, approvata all'unanimità. Votiamo anche la DIE, a segnalare la presenza. Ne manca ancora uno, ok, a questo punto votare. DIE approvata. Passiamo alla proposta successiva. Modifica marginale al regolamento di polizia mortuaria in ordine alle strutture per il commiato di cui la normativa regionale in materia illustra la. Grazie Presidente, cercherò di essere molto sintetico, essendo stato l'argomento trattato già nella competente commissione di polizia mortuaria. Ringrazio il Presidente Consigliere Testa per il puntuale lavoro svolto insieme al dirigente Costanzo Fissore e l'inserimento in attesa di una rivisitazione più ampia dell'attuale regolamento di polizia mortuaria, limitatamente all'inserimento di una disposizione che reca come rubrica l'articolo 21 bis in tema di disciplina delle strutture mortuarie per il commiato, in applicazione diretta di una normativa regionale molto recente, la legge 3 agosto del 2011, la numero 15, poi applicata con decreto del Presidente della Giunta regionale numero 7 del 8 agosto dell'anno scorso. E quindi nelle more appunto di questa complessiva revisione regolamentare si rende opportuno introdurre anche nel nostro ordinamento questa modifica che riveste un carattere di urgenza, data anche la novità correlata alla disciplina di questo istituto e posto che la normativa regionale richiede
un intervento di carattere applicativo a livello comunale. Grazie. Grazie assessore. Interventi in proposito? Prego, consigliere Giverso. Grazie signor Presidente. Ma io sono dell'avviso che per alcune ben definite tipologie di interessi diretti ai cittadini è doveroso che sia lo Stato, nelle sue varie declinazioni, vuoi regione, provincia e comune, a seguire direttamente l'attività di esercizio di questi interessi. L'attività specie nel campo sociale, mi faccio riferimento sanitario, scolastico, dei trasporti. In questo caso la gestione di un particolare momento della vita di ognuno di noi, quale quello della nascita e quello della morte, la cerimonia dell'ultimo saluto di un familiare che comunque lascia definitivamente questo povero mondo, deve essere seguita, a mio avviso, in modo particolare con attenzione che sicuramente anche il privato può avere quando lo gestirà questo esercizio del commiato, come diceva prima l'assessore interessato, ma a mio avviso deve essere lo Stato, dicevo prima, nelle sue declinazioni, vuoi comune, provincia o regione, di queste attenzioni sia lo Stato direttamente a seguirlo, perché c'è una sensibilità, dicevo prima, particolare, cioè l'ultimo saluto che si dà a un familiare deve essere seguito in un modo, mi ripeto, molto molto particolare. Dandolo ai privati, a mio avviso sempre, sfugge questa particolarità. Il privato cerca sempre il profitto, giusto, ci mancherebbe, però cercando direttamente il profitto anche in questo ambito si può incorrere ad una eccessiva legislazione, no? Che poi va a chiudere o limitare questa attenzione che dovrebbe esserci sempre nei confronti di questo particolare momento dell'addio. Pertanto, a mio avviso, ripeto, deve essere il Comune in questo caso, visto che siamo noi che stiamo deliberando questa delibera, a seguirlo. Non sono convinto che deve essere dato ai privati. Io sono stato ultimamente ad un funerale dove appunto c'è stata una cremazione. C'è stata logicamente questa funzione di una freddezza e di un distacco che mi ha lasciato molto, ma molto perplesso, perché effettivamente il personale che era lì, non so, probabilmente era privato, perché entrando c'era la scritta della ditta che seguiva questa cremazione, questo istituto, ed era di una freddezza che ha, come dire, colpito tutti. Io sono dell'avviso che chi deve seguire questo particolare momento deve avere quella preparazione che probabilmente può sfuggire al privato. E se sfugge al privato è difficile poi rimediare, ma se lo fa il pubblico, io ho sempre possibilità di intervenire su chi appunto del pubblico, cioè il sindaco, l'assessore, può seguire queste attività particolari. Con queste considerazioni il mio voto personale è contrario. Grazie. Vede consigliere Giverso, quando si amministra si possono avere delle opinioni magari anche differenti. Io sulla questione che lei pone posso essere totalmente d'accordo con lei e sarei molto felice che in un futuro prossimo, magari nella prosecuzione della gestione del COINCRE, possa essere immaginata una sala del commiato pubblica collegata con l'attuale ara crematoria. C'è però una norma di legge regionale che questa possibilità permette e che è peraltro una norma votata ampiamente, quindi con non assolutamente di parte, che stabilisce tra l'altro una formazione specifica dei cerimonieri delle strutture per il commiato.
Peraltro la sala del commiato non è che una delle opzioni a cui la famiglia fa riferimento. Ci sono situazioni le più diverse. Nella gestione, credo, del fine vita occorre avere tutte le sensibilità che lei ha posto. Io credo che la legge regionale abbia dato un'interpretazione di questo genere. Mi auguro che in futuro il Comune sia in grado di corrispondere con una sua, possibile struttura. Oggi questa non c'è, oggi c'è però contemporaneamente una norma regionale che permette l'apertura di queste strutture e quindi ben venga la disponibilità da parte di un privato di fornire un servizio che mi auguro venga gestito insieme dalle varie onoranze funebri. Ci sono tante situazioni diverse che non permettono, una volta i funerali erano tutti con una gestione che era più semplice, oggi ci sono tante sensibilità diverse che devono essere tenute presenti e io credo che in presenza di una normativa regionale noi a questo ci atteniamo e vi dico la parte dell'articolo 14 che parla specificatamente della formazione dei cerimonieri e delle strutture è molto dettagliato e molto specifico. Grazie Sindaco, prego Assessore Rizzo. Volevo soltanto aggiungere al puntuale intervento del Sindaco che ha preceduto questa mia precisazione che la preoccupazione del consigliere Giverso va comunque calata in un procedimento di carattere autorizzativo che vede comunque il Comune valutare, come è normale che sia, l'attività svolta dai soggetti privati che si accingono a svolgere questo delicato servizio e quindi penso possano essere ampiamente fugate le preoccupazioni del consigliere Giverso nella misura in cui accanto a elementi di indubbia formazione e soprattutto, come giustamente ha rilevato lei, sensibilizzazione all'attività che si va a espletare in uno dei momenti più delicati e particolari della vita di ciascuno, c'è sempre un presidio, chiamiamolo, di legalità, di controllo della verifica della correttezza amministrativa da parte del Comune, di modo che questa attività, anche se in maniera, chiamiamola, sinergica, come è naturale che sia e come sarà sempre più, viene esercitata. Grazie. Consigliere Testa e poi consigliere Pirro. Io vorrei solo far presente a tutto il Consiglio che la Commissione ha ragionato, anche se a tempi un po' stretti, ma a fondo sulla questione e prima fra tutte le motivazioni che sono emerse è stata proprio quella di mettersi come istituzione comunale a garante e garanzia che la correttezza fosse rispettata. E ribadendo anche il fatto che di fronte a questi momenti dolorosi, tragici, che a volte che tutti prima o poi colpiscono, bisogna proprio avere l'accortezza, anche se sembra che sia un passaggio un po' duro, no? Quello che stiamo facendo, l'accortezza di garantire a tutti la possibilità che il rispetto per i loro defunti sia sostenuto nelle forme e nei modi a loro più congeniali, perché probabilmente se questo non facciamo noi commetteremo l'ultima estrema violenza su chi non ha più la possibilità di difendersi e di difendere la sua dignità e il suo onore. Grazie. Grazie consigliere Testa, prego consigliere Pirra. Bene ha detto chi mi ha preceduto, chi è morto non parla e le imprese funebri non hanno mai contestazioni da parte di chi sta nella cassa. Orbene avrà, abbiamo non meno di 4 imprese di pompe funebri private, senza contare le imprese funebri che vengono dall'esterno della città. Il servizio quindi è concorrenziale,
se non ci fosse un buon servizio sarebbe la prima regola di mercato a escludere gli operatori. Non credo che con le regole del pubblico si farebbe meglio, ci sarebbe più sensibilità, più rispetto e più decoro durante le cerimonie funebri che, ahimè, in questi ultimi tempi mi hanno particolarmente toccato e dove ho visto il massimo del servizio, il massimo del rigore. Quindi con serena convinzione il mio gruppo vota a favore di questa deliberazione. Grazie. Grazie consigliere. Se non vi sono altri interventi in proposito, metto in votazione. Segnalare la presenza. Votiamo. Chiuso la votazione, approvato con 19 voti favorevoli e un voto contrario. Votiamo la DIE, segnalare la presenza. Mancano ancora due consiglieri. Ci sono tutti, quindi votiamo. Votiamo. Allora, DIE approvata all'unanimità. Allora, passiamo al provvedimento successivo. Sessione 2013 e i suoi allegati, ratifica deliberazione giunta comunale. La parola all'assessore Fogliato. Sì, brevemente, trattasi di una ratifica di variazione di bilancio illustrata nell'ultima Commissione Finanze e Tributi. Citerei i due o tre passaggi più importanti, importanti intendo come cifra: lo stanziamento della somma di circa 44.000 euro quale fondo svalutazione crediti, questo come richiesto dalla legge, che dà anche in che percentuale deve essere fatto. Il secondo, il recepimento del contributo del contributo europeo di circa 83.000 euro per la realizzazione di un progetto Giovani nel Mondo e contestuale istituzione capitolo di spesa. Tengo a precisare che su questo bando ha visto coinvolto anche alcuni paesi con cui noi o c'è un gemellaggio, perciò parliamo dell'Argentina, o vi è anche una collaborazione per il discorso del Benin. Sempre recepimento di contributo, facilmente l'ha già anche accennato prima il collega Bonetto, un contributo ministeriale di 11.683 euro per il finanziamento del progetto sulle biciclette pedalata assistita. Grazie, grazie assessore Fogliato. Prego, consigliere Della Rossa. Grazie, la mia una domanda per l'assessore ed è una delucidazione in merito appunto al fondo svalutazione crediti. Cioè, qualche informazione in più? Sì, le do l'informazione tecnica perché è richiesto proprio dalla normativa di legge che cita, come riportato nella prima pagina delle delibera, che gli enti locali sono tenuti a istituire come posta rettificativa dei crediti che noi abbiamo a bilancio in base all'articolo 6 del decreto legge 95 del 2012, tale somma è stata conteggiata sul 25% dei crediti delle entrate proprie ante 2008, questo come richiesto dalla normativa. Prego consigliere Lacertosa.
Beh, questa variazione è pari a 165.740 euro, di cui per 96.000 euro sono recepimenti di contributi, 11.680 di contributo statale, 83.000 euro di contributo da parte dell'Unione Europea e 2.000 euro di contributo da parte della Fondazione CRB, i cui ultimi due riferiti ed indirizzati al mondo dei giovani, che rappresentano il nostro futuro e sui quali dobbiamo sicuramente investire. Progetto BRA non esiterà a votare a favore di questa delibera. Grazie consigliere Lacertosa. Altri interventi in merito? Prego consigliere Damasco. Grazie Presidente, anche la maggioranza voterà a favore di questo provvedimento e in particolare la cosa che mi preme segnalare è anche il capitolo che prevede l'incremento di 5.000 euro per quanto riguarda le visite e gli ingressi per il sistema museale di BRA, segno che anche in tempi di crisi è possibile riuscire con la cultura e con il pubblico a produrre ricchezza e benessere. Grazie. Grazie consigliere Damasco, prego assessore Fogliatto. Sì, volevo solo evidenziare, lo vedete in questa variazione di bilancio, lo vedrete anche poi nell'assestamento, il fatto della capacità che, gli dico abbiamo, anche se lo dico impropriamente abbiamo perché va a merito del funzionario che vi lavora nel vostro ufficio progetti, perciò parlo di Fabio Smareglia, una grande capacità di partecipare a bandi europei, cioè ormai i finanziamenti sono pochi quelli che abbiamo a livello nazionale, perciò bisogna partecipare ai bandi europei, logicamente la platea è molto più concorrenziale perché ci confrontiamo con comuni dell'Europa, non si può concorrere da soli, bisogna fare partner anche con paesi esteri e a volte ci troviamo a coordinare, come vi dirò dopo in sede assestamento, dei progetti, fare noi da coordinatori delle principali città della Tengo, che veramente va un grosso fatto al fa il nostro funzionario Farmarelli, ha grande capacità acquisita. Fra l'altro è tornato, penso che stanno tornando proprio stasera dall'Olanda, sempre per questo progetto, in quanto i giovani rappresentanti delle varie nazioni erano poi a un ritrovo comune in Olanda e questo per molti è stato anche un modo di conoscere altri giovani, parlo soprattutto per i giovani del Beni che hanno avuto questa possibilità anche di vedere paesi con clima completamente diverso dal loro. Grazie assessore, vi sono altri interventi? Se non vi sono altri interventi pongo in votazione segnalare la presenza. Quanti? Apriamo la votazione. Chiusa la votazione, approvata all'unanimità. Aspetta, c'è ancora una di... No, niente. Prego, Sindaco. Ringrazio tutto il Consiglio per aver accolto favorevolmente queste variazioni. Credo che il nostro comune abbia una grande presenza e uno staff persone che partecipano ai bandi e che li vincono. Questa è la speranza che abbiamo rispetto al futuro nel quale noi possiamo solo contare su finanziamenti europei. Credo che il lavoro dei nostri collaboratori, raramente ci avvaliamo di consulenze esterne se non per cose specifiche, questo denota che cresciuto al nostro interno un gruppo molto importante che ha seguito questo
come altri bandi importanti e ha seguito per esempio tutta la vicenda dell'accordo relativo all'interramento e alla elettrificazione. Credo che ci sia veramente da un plauso da fare ai nostri collaboratori, perché i risultati che poi si traducono in variazioni di bilancio positive sono risultati che si portano a casa grazie ad un lavoro attento, minuzioso e dettagliato dei nostri collaboratori. Sì. Comunico che la ottava delibera viene ritirata perché poiché eravamo in attesa di delle decisioni governative sulla legge di stabilità, dalle decisioni che conseguivano avrebbe potuto essere necessario assumere questa delibera, che in conseguenza invece della indicazione rispetto all'IMU prima casa ci ha determinati nell'indicazione di ritirarla. Passiamo al punto successivo, il nono, imposta municipale propria anno 2013, provvedimenti, illustra l'assessore Fogliato. Allora, parto da una precisazione. Decreto legge 102 uscito a fine agosto, convertito in legge il 28 ottobre 2013. Ecco, volevo segnalarvi perché questo decreto legge poi ritorna su altre delibere finanziarie, cioè vale a dire un mese fa, ma soprattutto a due mesi dalla fine dell'anno solare, abbiamo delle profondi cambiamenti anche per quanto riguarda delibere, chiamiamole attività finanziarie di un comune, rendendo sempre più incerta e quanto mai aleatoria la predisposizione dei bilanci, perché all'inizio dell'anno uno li prepara, ci sono le variazioni, ci sono tutte le discussioni, tutto quanto legittimo, poi scopriamo a fine anno, torno a dire il 28 ottobre, perciò due mesi dalla fine di un anno, che invece alcune cose poi cambiano e pertanto bisogna tornare sopra al tutto. Detto questo, entro più nel merito di questa delibera. Noi, ricordo, avevamo già, grazie anche al contributo di alcuni gruppi consigliari, adeguato l'IMU, cioè avevamo fatto uno sconto per quanto riguarda gli immobili dati in comodato gratuito. Il nostro regolamento dice ai parenti fino al secondo grado, dal 7,6 al 7 per mille, norma che rimane in vigore. Il testo di legge dice che dà la possibilità, vi è riportato anche, se voi avete avuto la possibilità di leggere, ne leggo solo un pezzo, come dice, da concessi incomodato a soggetto passivo d'imposta parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE. Cioè la legge dà la possibilità al comune, non l'obbligo, ma la possibilità di assimilare a prima casa gli immobili dati in comodato gratuito, in questo caso ai parenti fino al primo grado con alcuni criteri. Peccato che però sempre nella stessa legge stabilisce un importo che è 18,5 milioni di euro, valido per tutto il territorio nazionale, importo che logicamente non garantisce per nulla l'integrale rimborso ai comuni. Se tutti i comuni italiani assimilassero a prima casa gli immobili dati in comodato gratuito e apparenti di primo grado nella loro totalità. Anzi, invita i comuni a prenderne atto di questo e perciò a portare delle rettifiche poi in sede di assestamento, cioè valutare l'eventuale perdita di introito IMU.
Noi abbiamo fatto come amministrazione un ragionamento, torno a dire, facendo seguito anche a sollecitazioni opportune, appropriate, avvenute in questa sala consigliare, abbiamo ritenuto di aderire a quanto proposto dalla legge, aderire anche all'indicazione di porre dei limiti ISEE, e pertanto abbiamo l'opportuno che i cittadini, coloro che danno incomodato gratuito a parenti fino al primo grado immobili non di lusso, perciò non previsti nelle categorie catastali di cui lo Stato non permette questo, ma cittadini che hanno come reddito familiare ISEE fino ai 15.000 euro, ISEE, non reddito effettivo, ma ISEE, di poter chiedere questa assimilazione e pertanto in questo caso essere esentati dal pagamento dell'IMU. Tenete presente che questo ha comportato, e lo vedremo poi nella delibera di assestamento, l'iscrizione di un minore introito IMU per il Comune stimato, perché non abbiamo idea del reddito ISEE di queste persone, di 50.000 euro a scopo precauzionale. Ecco, un'altra cosa che stavo dimenticando, un impegno che avevo preso e devo ringraziare, perché devo dire che è sempre interessante le commissioni finanze e tributi, però devo dire la penultima, perché l'ultima l'abbiamo avuto stasera, ma la penultima commissione finanze e tributi è stata parecchio così, con diverse discussioni, ecco, molto costruttiva. Ecco, ci siamo presi l'impegno, ma è un ribadire l'impegno che avevamo già come amministrazione, di allargare questa platea, se ci sarà la possibilità, alla luce, quando avremo un pochettino più chiara qual è la normativa, perché continuano a cambiare le sigle e tutto quanto, previsto dalla legge di stabilità, questo per il 2014. Grazie Assessore. Prego Consigliere Uric. Assessore, lei sa come la penso su questa vicenda della concessione in uso gratuito, incomodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado. Però non ho capito bene il meccanismo con cui avverrebbe questo rimborso da parte dello Stato nel caso il Comune applicasse queste detrazioni. Cioè, ci sono 18.500.000, ho capito bene? Non vorrei che noi facessimo i soliti virtuosi, facciamo poco sconto e gli altri, perché se il riparto non avviene in modo corretto, c'è il rischio che altri si accaparrino tutto e noi stiamo sempre alla finestra a guardare. Quindi non vorrei che ci danneggiassimo da soli. Se vuole essere così cortese da dirmi come avviene questa suddivisione, questa restituzione, no, cioè, ci corre questo rischio, perché appunto, abbiamo già visto altri casi del genere dove i comuni più grandi fanno la parte del leone, agli altri se rimane qualcosa bene, se non rimane niente ciccia. Lei permette, consigliere, faccio solo dal punto di vista tecnico rispondere, poi una brevissima considerazione. Istruzioni precise non ci sono. Si pensa che noi segnaleremo un importo di questo minor gettito e poi andrà a riparto, e quindi questi 18 milioni, un po' come il regolamento, quegli indirizzi di cui si parlerà dopo, se saranno capienti noi saremo ristorati di tutta la somma, se saranno incapienti saremo ristorati in una percentuale. Tenga conto che se noi avessimo non avessimo messo l'indicatore ISEE, avremmo avuto una perdita di gettito intorno ai 200.000 euro, superiore ai 200.000 euro. Quindi, immaginando questo, un comune di 30.000 abitanti vale 200.000 euro senza limitazioni, è possibile che, cioè, è quasi impossibile ritenere che 18 milioni e mezzo siano sufficienti a ristorare completamente. Poi qui è il dilemma del prigioniero: che cosa fanno gli altri? Se tutti si spaventano dell'idea di avere una perdita di gettito e nessuno assimila, probabilmente noi saremmo ristorati completamente, però non lo possiamo sapere. Grazie.
così è solo una battuta, ma perché anch'io mi è venuto lo suo stesso ragionamento, su qua rischiamo di fare i virtuosi altri. Devo dire che oggi, alla luce di quello che è successo con l'IMU per quanto riguarda il saldo dell'IMU prima casa, devo dire che il fatto che a volte essere anche un po' prudenti, tutto sommato, poi paga dal punto di vista di correttezza nei confronti dei cittadini e correttezza di bilancio. Abbiamo visto che i comuni che hanno aumentato l'aliquota IMU prima casa adesso si troveranno a far pagare ai propri cittadini metà di quell'aumento. Consigliere Vujic, prego. Sì, brevemente, sì, io capisco che è difficile anche alla luce della mancanza di notizie precise in merito alla situazione reddituale degli aventi diritto, è difficile fare delle previsioni, perché un conto è sapere magari quanti sono in queste condizioni, ma non conosciamo le condizioni economiche quindi e reddituali, quindi questo aumenta le difficoltà di sapere dove si va a parare. Voglio sperare però che se avete peccato di eccessivo virtuosismo, che l'anno prossimo si possa essere un po' meno prudenti e andare a gratificare maggiormente queste persone che in effetti non godono di alcun reddito. Prego, consigliere Lacertosa. Tralasciando l'incertezza politica che vige o vigeva fino a qualche ora fa su questo argomento, su cui ci sarebbe tanto da ridire ma ben poco da concretizzare, tanto che siamo stati appesi fino all'ultimo ad un Consiglio dei Ministri che ha sancito il non pagamento IMU sulla seconda rata dell'abitazione principale, creando così non pochi problemi alle amministrazioni locali che dovevano portare il documento di assestamento di bilancio in Consiglio Comunale, appese ad un filo sino all'ultimo. Senza contare poi il problema dei sindaci furbetti, che credendo sul rimborso dello Stato dell'IMU, prima casa, per aggiustare alcune poste di bilancio, nel 2013 hanno alzato le aliquote ed ora la differenza probabilmente se la dovranno pagare, a quanto pare, per metà i cittadini. Alcune città per tutte, Milano, Genova, Napoli, Bologna. Il sindaco furbetto, per fare un esempio, ha aumentato l'aliquota dal 4 al 6 per mille. I cittadini saranno chiamati a versare la metà della differenza, ossia l'1 per mille. Meno male che non è il caso di Bra, anche se qualcuno ha avuto l'ardire di ventilarlo. Ma tornando a noi, il comune di Bra con questa delibera non fa altro che recepire quanto recita la legge 124 del 28 ottobre scorso in materia di IMU, ovvero gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e limitatamente per la seconda rata IMU, essi possono essere equiparati all'abitazione principale, ivi compreso un limite all'indicatore ISEE applicabile all'usufruttario. Per quel che ci riguarda, si passerebbe dall'aliquota del 7 per mille al 4 o all'esenzione a seconda delle situazioni, solo però se l'indicatore ISEE è inferiore al limite di 15.000 euro. Il limite ISEE di 15.000 euro adottato dall'amministrazione comunale non ci trova d'accordo, perché lo riteniamo troppo basso e pochissimi braidesi rientrerebbero in questa agevolazione. Con questo limite, questo provvedimento sembra un po' uno specchietto per le allodole. Progetto Bra, pur apprezzando lo sforzo della pubblica amministrazione per questo recepimento di agevolazione, facoltativo e non obbligatorio, che quindi poteva anche non essere preso in considerazione, come è accaduto fattivamente in altri comuni, Progetto Bra, dicevo, ne contesta il limite ISEE, troppo basso per usufruirne. E se affianchiamo questa considerazione con l'assoluta contrarietà all'IMU espressa più volte in questa assemblea, per come è stata calata dall'alto e per come sono state formulate le sue aliquote, in più non potendo votare esclusivamente
solo questa agevolazione, su cui avremmo anche potuto astenerci, ma l'intero regolamento invece, sul quale abbiamo sempre spesso parere negativo, voteremo contrariamente al regolamento IMU così modificato. Grazie consigliere Lacertosa. Altri interventi in merito? Prego consigliere Balestra. Ma mentre io raggiungevo la sala del consiglio avevo la radio accesa, c'era la Zanzara e c'era collegato uno il telefono e la preoccupazione, almeno il discorso verteva sul sindaco Fassino, Pisapia, che sono arrabbiatissimi con il governo per non lo so, io vorrei tanto che lei mi spiegasse, parlando poco in politichese e poco da assessore al bilancio, ma visto che lei è una persona competente, di cosa si tratta e non lo so, cercare di capire, anche perché la gente comune come me queste cose non le capisce, quindi vorremmo capire se è il governo o se sono certi sindaci che vogliono approfittarsene, non lo so, se lei è in grado di spiegarmelo senza che me lo spieghi il sindaco mi farebbe una cortesia. Prego assessore. Ci sono stati 600 sindaci, 600 almeno in tutta Italia. Dipende quando hanno approvato la loro variazione al regolamento IMU, dipende dalle situazioni di bilancio in cui si trovavano in quel momento e dipende anche da finalità che hanno dato a questo aumento IMU, se in diversi casi può essere servita anche a coprire il finanziamento di servizi e domande individuali che sennò avrebbero dovuto trovare un taglio, queste cose qui. Sta di fatto che in questo momento questi 600 sindaci non si trovano completamente rimborsata il saldo IMU, perciò un pezzo lo dovranno far pagare ai propri cittadini. No, perché noi abbiamo mantenuto al 4 per mille l'aliquota dell'IMU prima casa, che è l'aliquota standard ed è quella del 2012. Grazie. Prego consigliere Tripodi. Non entro nel merito appunto del regolamento perché c'è già stato modo di confrontarci appunto durante la commissione finanze appunto a riguardo a questo regolamento, a riguardo dell'IMU. Anche io come progetto BRA e come appunto il collega Lacertosa, che ha esposto molto bene appunto le ragioni per il fatto che mi discosto da questo regolamento, per il semplice fatto che limita appunto ISEE, per il quale ci può essere l'agevolazione dall'aliquota IMU, è un limite basso, questo già detto in Commissione Finanze, ma sono qui appunto a ribadire quello che ho affermato già in Commissione. Quindi questo regolamento avrà voto contrario da parte di Bradomani. Grazie consigliere Tripodi. Altri interventi? Prego consigliere Damasco. Grazie Presidente. Ma il mio intervento non può non isolare da quello che è invece il contesto politico e soprattutto le novità che sono intercorse nelle ultime ore, perché a mio modo di vedere è vero che il nostro comune, non avendo ritoccato l'aliquota della prima casa, non va incontro a rischi di questo tipo, però credo a mio modo di vedere che le decisioni che sono state prese nelle ultime ore dimostrino come ci sia a livello dello Stato una gestione che è a dir poco approssimativa, perché continua, mi dispiace dirlo, a perseguire una filosofia del non fare oggi quello che puoi scaricare domani. Nel senso che la copertura dell'IMU prima casa che non verrà appunto versata quest'anno dai contribuenti è garantita, da quanto ho avuto modo di leggere, da un acconto del 130% delle tasse del 2014 che le banche dovrebbero versare e da un aumento una tantum del 36% dell'IRES sempre sulle banche. Quindi apparentemente verrebbe da dire che le banche coprono questa quota di IMU, ma viene anche da dire che in realtà stiamo
si sta facendo cassa subito svuotando il salvadanaio che sarebbe poi da utilizzare il prossimo anno, perché stiamo in parte praticamente solo rimandando di un anno la questione. Però la cosa che è collegata a questo fatto è forse un qualcosa che non è strettamente correlato all'IMU, ma che prevede sempre nel documento economico approvato dal governo una ricapitalizzazione di Banca Italia, o meglio delle quote che le banche possiedono in Banca Italia. E la cosa che mi ha fatto abbastanza sorridere, ho pensato a un refuso di stampa, ma invece ho verificato che non è così: le quote che le banche private possiedono in Banca Italia sono state ricapitalizzate da una cifra di 165.000 euro, che era una cifra aggiornata al 1936, per un valore che si aggira tra, appunto, dai 165.000 a un valore che si aggira tra i 5 e i 7 miliardi e mezzo di euro, che per intenderci equivale a dire che se io 11 anni fa ho comprato un alloggio e l'ho pagato 165.000 euro, oggi scopro che posso venderlo a una cifra che è compresa tra 5 e 7 miliardi e mezzo, e soprattutto con la certezza che troverò un acquirente. Allora, penso che questo sia un modo approssimativo di gestire una questione come quella dell'IMU, e credo anche che sia una gestione che fa da contraltare invece all'impegno dell'amministrazione, che ha deliberato in modo chiaro e fin da inizio anno le aliquote per il 2013. E la cosa che ritengo anche molto semplice da far notare è che l'intervento messo in atto dopo la definizione di queste aliquote è un intervento che è rivolto ad alleggerire la pressione fiscale, per quanto possa sembrare un intervento al momento marginale. Credo che sia questo il messaggio che bisogna necessariamente comunicare ai cittadini, ed è anche il motivo per cui la maggioranza voterà favorevolmente a questa delibera. Grazie consigliere Damasco, altri interventi? Se non vi sono altri interventi, pongo in prego consigliere Balestra. Il mio intervento è solo per una dichiarazione di voto. Dopo le spiegazioni esaurienti, il mio voto su questa delibera è un voto di astensione. Ma voglio motivare anche questo mio voto di astensione, perché credo che qualsiasi amministrazione deve fare i salti mortali, chiaramente per far quadrare i conti e per non gravare sui cittadini. Sicuramente quando io ero maggioranza, voi che adesso lo siete, avreste votato compatti contro. Però io vi do un voto di astensione perché credo che i vostri sforzi vadano in qualche modo riconosciuti. Posso darvi un ulteriore, se posso, suggerimento, magari in riferimento all'interpellanza che aveva fatto, l'interrogazione che aveva fatto il collega Vergesio, che il sindaco ha risposto che il 2012 avevamo perso 42.000 euro, nel 2013 34, magari l'anno prossimo valutate se perderne meno e se tagliare un po' su queste cose, che credo che per i cittadini che hanno questo reddito che prima lui mi spiegava che è l'indicatore della situazione economica e quant'altro, abbiano qualche beneficio, magari a discapito di chi segue l'arte e quant'altro, che magari non ha questi problemi economici. Grazie consigliere Balestra, andiamo in votazione, segnalare la presenza. Votiamo. Allora, approvato con 10 voti favorevoli, 7 voti contrari e 2 astenuti. Prego consigliere Galpino. Il mio voto non è di astensione ma favorevole, è solo un errore nello schiacciare il tasto.
prendiamo atto che, come già capitato altre volte, questo voto è un voto favorevole. Approviamo anche la DIE, quindi segnalare la presenza. Votiamo. Chiusa la votazione. Quindi 11 favorevoli e 8 astenuti, di approvato. Passiamo al punto successivo, TARES, approvazione e modifica al regolamento. Prego, Assessore Togliatto. Anche di questa proposta di delibera, dopo che noi nel giugno del corrente anno avevamo portato in delibera del Consiglio Comunale il piano finanziario relativo anche al regolamento per quanto riguarda la TARE, sono intervenute, stava facendo ulteriori chiarimenti, variazioni normative da parte del Governo, l'ultima è ancora hanno trovato riflesso nel famoso decreto legge che già dicevo prima approvato un mesetto fa. Fra le principali vi è il fatto di aver ribadito la possibilità da parte dei comuni di dare agevolazioni ai privati, ma noi avevamo già previsto questo nel regolamento TARES, scaglionandolo al reddito ISEE, dove si poteva arrivare a sconti fino al 90, 75, al 50%. Vi è stato il cambio che allora queste risorse che noi abbiamo stimato in 80.000 euro, c'era possibilità di fare richiesta entro il 30 settembre, pertanto abbiamo già l'ammontare di questa agevolazione che corrisponde a 78.000 euro, perciò molto vicino alla nostra stima. Queste risorse possono essere prese dal piano finanziario della TARES, cioè vale a dire dall'introito TARES, mentre prima era previsto addirittura che dovevamo andarli a recepire su altre entrate del comune o ad altri tagli di spese del comune, diversamente dal piano finanziario della TARES. Ha inoltre, sempre strada facendo, chiarito che lo 0,30 a metro quadro di competenza dello Stato per i servizi indistinti non veniva più preso dal Comune e poi riversato allo Stato, ma dai cittadini pagato direttamente allo Stato. E l'ultima data di scadenza di questo pagamento è il 16 dicembre. A questo punto abbiamo ritenuto opportuno uniformare al 16 dicembre anche la scadenza del saldo TARES, inizialmente previsto per il 2 dicembre. Questo non comporta nessun aggravio di spesa per il Comune, perché non c'è nessuna comunicazione da mandare, non bisogna rifare nessun F24, eccetera. Quello che avevamo già predisposto può essere preso e pagato tranquillamente entro lunedì 16 dicembre. Abbiamo ritenuto questo, anche se il lasso di tempo è solo di un lasso di tempo di una quindicina di giorni, però è un periodo molto particolare dove soprattutto per chi ha un'attività economica vi sono dei weekend di apertura dei negozi, via dicendo, sotto il periodo festività, perciò può esserci qualche introito aggiuntivo per rendere meno difficoltoso possibile far fronte al saldo della TARES. Grazie Assessore. Prego Consigliere Lacertoso. All'inizio fu la TARSU. Poi la TIA, dopodiché la TARES, che lasciò il posto alla TRISE, che confluì in TASI, accompagnata dalla TARI, che si arenò in TUL, che si adoperò nella TUC, che poi produsse la IUC. E non è ancora detto che la filastrocca sia finita qui. Questo, in breve sintesi, la confusione che c'è in Italia. Una incertezza alquanto rappresentativa
della situazione paradossale che stiamo vivendo. Incertezza sia politica, sia economica che tributaria. Nessuno capisce più nulla. Potete voi di Roma, per cortesia, battere un colpo? Ci date per favore un punto di riferimento, delle cose certe su cui lavorare e pianificare le attività da attuare sui vari territori? I comuni barcollano sull'orlo di una crisi di nervi. Alcuni non sono riusciti nemmeno ad attrezzarsi per passare alla TARSU, dalla TARSU alla TARES. Anch'io non capisco bene, potete notare. In loro soccorso, infatti, lo Stato fa arrivare la legge 28 ottobre 2013, numero 124. Quest'anno i comuni potranno continuare a far pagare la TARSU, salvo compensare con la fiscalità generale eventuali costi del servizio che avessero scoperto. Ciò implica che avremo, a distanza di pochi chilometri, famiglie che pagano la TARES ed altre che pagano la TARSU, proprio come tra noi e Cherasco. Quante sono le amministrazioni che si tengono stretta la TARSU? Non si sa. Quante sono passate alla TARES? Non si sa. Bene, poche idee ed anche molto molto confuse. Di certo si tratterà di una quota di quelle che ancora non hanno chiuso il bilancio previsionale del 2013, perché ci sono ancora enti locali che non hanno presentato in Consiglio Comunale il bilancio previsionale, che molto probabilmente arriverà in consiglio contestualmente all'assestamento, e non si se non si muovono magari arriverà insieme alla presentazione del consultivo. Tra questi anche Roma, che però farà pagare la TARES, pur potendo riapplicare la TARSU. Ma che film stiamo vedendo? Ma che incubo stiamo vivendo? I comuni come Bra, adeguandosi alla TARES, hanno penalizzato maggiormente i propri cittadini e le proprie attività produttive rispetto alla TARSU, che come da legge 124 poteva rimanere tale. Oggi noi accogliamo con favore l'istituzione di un fondo di 50.000 euro di contributo per le attività produttive che ne faranno richiesta, per una somma che supera il 30% di differenza tra TARES 2013 e TARSU 2012. Così come accogliamo altrettanto favorevolmente lo slittamento del termine ultimo per il pagamento della seconda rata della tassa. Ma seppur apprezzabile questo provvedimento, noi riteniamo che non basti e rimaniamo sulle nostre convinzioni di perplessità dovute al fatto che la TARES, indipendentemente da chi l'ha imposta, è stata una bella batosta per i cittadini braidesi e per le attività produttive del nostro territorio, con alcune categorie che hanno visto addirittura raddoppiata la propria tassa sui rifiuti, come le carrozzerie, le auto officine, gli autosaloni, le pescherie, i fiorai, eccetera, creando sicuramente sfiducia e scoraggiando anche chi avrebbe avuto una mezza intenzione di investire in una attività sul suolo braidese. Comunque la si chiami o la si chiamerà Tari, Tasi, Tuc, Yuc, Tarsu, Tares, questo interessa poco, perché tanto sempre lì andiamo a finire, a pagare sono sempre i soliti e variando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Nel caso di Bra, per il 2013 l'incasso Tares previsto dal Comune in sede previsionale è stato pari a 5.020.000 euro, con un incremento del 15% rispetto alla TARSU 2012. E questo pesa più degli acronimi che da qualche mese a questa parte da Roma hanno fatto girare, creando una confusione assurda, oltre che gratuita ed ingiustificata. Il mio gruppo voterà contro, pur apprezzando lo sforzo dell'amministrazione pubblica su un'agevolazione sicuramente importante per le attività produttive. Votando diversamente significherebbe avallare una imposizione statale inopportuna che pure la giunta braidese insieme alla sua maggioranza ha sempre ritenuto ingiusta. Non potendo poi votare solo questo singolo provvedimento, su cui il mio gruppo poteva votare a favore, voterà a favore nel momento in cui presenteremo l'emendamento all'assestamento, ma dovendo votare l'intero regolamento TARSU, sul quale, come già detto,
non siamo mai stati favorevoli, continueremo a sostenere la nostra posizione di contrarietà. Grazie consigliere Lacertosa. Altri interventi? Se non vi sono altri interventi, prego sindaco. È una delle volte in cui vorrei essere di minoranza, perché potrei dire con tranquillità quello che penso sulla TARES, quello che ho detto dall'anno scorso, che ho ripetuto, le battaglie che ho fatto, quelle in parte vinte, poche, e quelle perse. Che la TARES fosse una schifezza, l'ho detto in tutte le sedi dove mi è stato data la possibilità e avevo chiesto ai parlamentari, tutti quelli almeno che erano presenti in quel convegno organizzato al polifunzionale, di attivarsi per la modifica, perché fin da allora avevo ben chiaro che avrebbe prodotto delle conseguenze negative. Certo, non si poteva arrivare all'assurdo che permette a lei, pur con un intervento molto pacato, consigliere Lacertosa, che apprezzo in tanti aspetti, mettendomi dalla sua parte sarei stata probabilmente molto più dura, e quindi la ringrazio per il modo anche con cui ha apprezzato il lavoro che l'amministrazione ha cercato di fare. Ma è mai possibile che al 30 di ottobre si renda la vita diversa tra comuni confinanti e quelli che sono più seri, che fanno il bilancio in tempo per poter fare le opere, per poter fare il triennale e investire circa 2 milioni di attività sul territorio, vengono penalizzati? E qualche furbetto a distanza di 3 chilometri mi scrive: si paga in modo diverso. Ma questa è una, non è più una gestione di autonomia, questa è una gabbia di matti. La cifra che si paga non è che ci sia qualcosa pagato in più, la parte pagata in più è andata allo Stato. La cifra che è entrata nelle casse comunali è assolutamente identica, solo differenziata all'interno delle categorie, perché qualcuno ha avuto dei risparmi e qualcuno ha avuto degli appesantimenti. Per venire incontro a questa situazione siamo entrati già con 80.000 euro per quanto riguarda le famiglie, stiamo cercando di sopperire con 50.000 euro per quanto riguarda le aziende, ma tutto viene fatto per rendere la vita assolutamente impossibile a chi amministra. L'anno prossimo ci saranno le elezioni, io mi auguro che una generazione di amministratori si avvicini alla vita pubblica. Credo che però mai come in questi ultimi anni sia diventato impossibile gestire un comune, quando le norme vengono cambiate da un giorno all'altro, quando la delibera che ho dato come indicazione di ritiro, e la decisione per tenerla in piedi oppure ritirarla, è maturata sentendo mano a mano i telegiornali, per sentire le comunicazioni, per poter avere. Non è un modo normale di operare. Mi rendo conto che la situazione di carattere generale è probabilmente altrettanto grave, ma imporrebbe a chi ha già dato alcune regole certe, altrimenti se tra vicini ci si fa la concorrenza su chi è stato più furbo, a questo punto non accetto. Mi dispiace, l'assessore e il sindaco di Cherasco devono smetterla di dire delle cose non vere rispetto alla questione della TARES, devono smetterla, perché se hanno fatto questo non hanno potuto fare le opere pubbliche, perché se hanno fatto le opere pubbliche le hanno fatte in deroga, infischiandosene della normativa. Per poter fare le opere pubbliche e gli interventi come abbiamo fatto noi, abbiamo approvato il bilancio in tempo normale. Questa è la regola che dovrebbe caratterizzare, lo dico, dovrebbero smetterla, perché glielo ho già detto di persona, e mi dispiace dover discutere e discutere con i miei vicini che hanno avuto un'opportunità da parte del governo. Noi non l'abbiamo potuta avere,
e saremmo stati molto contenti di poterla avere, perché sarebbe costata molto meno di lavoro, di fatica, di software, di tutto l'impegno che ha dato e anche di disagio per i nostri concittadini. Ma che al danno si unisca la beffa è veramente troppo, è veramente troppo. Grazie Sindaco. Prego, Assessore Fogliato. Solo tre precisazioni. La prima è questo, che a mio parere, soprattutto riprendendo un passaggio che diceva il Sindaco ed essendo convinto di una corretta e sana autonomia finanziaria di un comune, ma autonomia anche decisionale, non è secondario vedere chi è che stabilisce la TARES, le regole, tutto, non è proprio così indifferente. Ecco, pertanto deve essere sempre ben chiaro che fino agli ultimi giorni, quando poi c'è stata questa inversione un po' di rotta, ma torno a dire 28 ottobre 2013, perciò per 10 mesi di quest'anno vigevano le regole stabilite dal governo, dove perciò Stato, dove imponeva certi paletti rigidi per la TARES. Secondo, dati contabili, la differenza fra, ed è segnato nell'assestamento, basta verificare, fra il dato entrata TARES rispetto al 2012, la differenza sono circa 300.000 euro, perciò non quella percentuale citata prima. E tenete presente che la regola TARES imponeva ai comuni nella costruzione del piano finanziario di tener conto anche dell'eventuale morosità, perché comunque deve avere la copertura globale, ma copertura di quello che si incassa materialmente, perciò imponeva ai comuni tener conto della morosità. Terzo aspetto, questa è solo una riflessione che faccio, vale a dire, comunque, al di là che sia TARES, TARSO, eccetera, comunque a livello contabile il comune ha l'obbligo di coprire il 100% del servizio, perché comunque va pagato. Perciò il dire che il resto è a carico del bilancio indistinto, ma visto che non esiste il signor comune, non esiste la famiglia comune, ma il comune è fatto da tutti i cittadini, il dire che è a carico del bilancio indistinto comunque è sempre a carico della collettività, che viene spalmato in un altro modo, ma comunque, perciò ognuno è chiamato, in quel caso chi è rimasto alla vecchia TARSU, a contribuire una parte direttamente e l'altra parte indirettamente, perché comunque è sempre a carico del bilancio di quel comune, non c'è un intervento terzo che gli paga questo servizio, non è che intervengono dalla provincia, dalla regione o da Roma a pagare questo pezzo di servizio, comunque è sempre gravato sul bilancio di quel comune, ecco. Solo questo, ma è solo una riflessione, ecco. Grazie Assessore, altri interventi in merito? Se non vi sono interventi, allora pongo in votazione. Segnalare la presenza. Apriamo la votazione. Chiusa la votazione. Con 11 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto, viene approvata. Votiamo anche la DIE. Votiamo.
Hanno votato tutti? Sì. Quindi 11, con 11 voti favorevoli e 8 astenuti viene approvato. Passiamo al punto successivo, assestamento bilancio di previsione 2013, che viene integrato da un emendamento aggiuntivo che adesso vi viene distribuito, che è stato presentato e sottoscritto nella commissione bilancio, nella commissione finanze che ha preceduto questo consiglio comunale, ed è stato firmato dai 5 consiglieri comunali che erano presenti in quella commissione. Ovviamente chi lo ritenesse può apporre la propria firma anche in questo momento, mentre avviene l'illustrazione da parte dell'assessore e poi la discussione seguente. Prego, assessore. Allora, per quanto riguarda l'assestamento, parto da quello che aveva già detto prima il consigliere D'Acertosi nel suo evento, dove diceva che appunto abbiamo avuto difficoltà anche a fornire in tempi così brevi i documenti, proprio per l'incertezza che regnava sul discorso IMU, che è poi quello che influenzava la gran parte, ecco, della quadratura dell'assestamento. È l'ultima variazione di bilancio, l'assestamento. Partirei solo dicendovi, e questo sarebbe interessante vederlo rispetto agli anni prima, dall'importo globale fra dare e avere, ecco, dei capitoli di maggiori spese, minori spese, maggiori entrate e minori entrate. E viene evidenziato nella prima pagina della proposta di delibera, dove abbiamo un risultato negativo di parte corrente da finanziare con di 107.500 e invece un risultato positivo in conto capitale dello stesso importo. Per finanziare, per quadrare l'assestamento, si è utilizzato per questa cifra gli oneri di concessione, in quanto la legge l'ha di nuovo permesso, ecco, andando incontro all'esigente della gran parte dei comuni italiani. Scendendo nel dettaglio invece dei capitoli, allora, per il numero di capitoli, a parte le onere, la fanno i capitoli di carattere del personale, però abbiamo poi una differenza di 13.000 euro fra maggiori oneri e minori oneri, perciò ottima gestione, con complimenti a chi li ha predisposti nel momento del bilancio previsionale, perché sono capitoli non facili da prevedere. Così pure forte miglioramento rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda le utenze dell'energia elettrica, dove abbiamo una necessità finanziaria limitata a 32.200 euro rispetto agli anni prima, che erano importi molto molto più importanti. Anche qui abbiamo un recepimento di contributi, in questo caso della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, per una progettazione europea, cioè hanno, grazie al loro contributo, valorizzato le capacità dei nostri uffici, e questo ha visto non solo l'ufficio progettazione, ma anche l'ufficio politiche sociali, l'ufficio trasparenza e stampa, cioè proprio un lavoro di squadra che ci permette di fare da capofila in due progetti, uno più di carattere sociale legato all'emergenza casa e l'altro invece legato al mondo del lavoro e mondo lavoro giovani. Poi abbiamo un adeguamento del fondo di solidarietà comunale, cioè una diminuzione. Perché questa diminuzione? Perché dobbiamo togliere l'IMU dei fabbricati categoria D, che è incassata direttamente dallo Stato. Un discreto, importante risparmio nei trasferimenti alla società CAIN, un adeguamento agli impegni per quanto riguarda agli impegni dei vari progetti portati avanti dalla Fondazione Politeama, l'istituzione dei 50.000 euro del fondo compensativo alle imprese. Credo che poi
ci potrà tornare dopo nel momento in cui andremo a votare l'emendamento con alcuni chiarimenti in merito a questo fondo. Un'integrazione per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano dovuto anche alla diminuzione di apporto da parte della Regione su questo specifico settore, integrazione del capitolo smaltimento rifiuti in discarica per mancato rinnovo per motivi non dipendenti dal Comune del rinnovo del contratto, l'istituzione di un capitolo di circa 11.000 euro per rimborso a famiglie disabili, vale a dire vi è stata presa, ne avevamo già parlato sia in sede di Consiglio Comunale e anche in una conferenza dei capigruppi, se non vado errato forse nell'ultimo penultima conferenza dei capigruppi, da parte della SOC, ex consorzio Intesa, come hanno già fatto altri consorzi socioassistenziali, anche quello più vicino a noi, quello di Alba, della richiesta di corresponsione della compartecipazione delle famiglie a quanto riguarda il servizio trasporto e il servizio mensa dato dai centri diurni. Anche la nostra SOC si è adeguata agli importi stabiliti dal consorzio di Alba, la decorrenza è il 1° ottobre, pertanto i primi 9 mesi del 2013 abbiamo deciso come comune, poi gli altri comuni, gli altri 10 comuni saranno libertà di scegliere cosa fare, noi per quanto il nostro comune ha deciso di rimborsare alle famiglie quanto da loro richiesto per quanto riguarda la compartecipazione mentre il trasporto dal 1 gennaio al 30 settembre. Abbiamo chiesto alla SOC di quantificarci la spesa e l'importo che vedete in sede di assestamento ci permetterà di rimborsare fino all'ultimo euro a tutte le famiglie interessate. Poi andiamo avanti. Spostamento di alcune voci per quanto riguarda il riscaldamento, però se fate la somma l'importo pareggia. Vi è la sistemazione di un importo anche come lodevole prosecuzione di attività fatta quest'anno con 1.000 iniziative dal sistema museale. Già ricordato anche molto bene prima dal consigliere Damasco, che ha portato anche a degli incassi importanti, soprattutto se raffrontati con gli anni precedenti. Qui vi è stato anche un chiarimento perché all'inizio dell'anno i nostri uffici avevano predisposto e partecipato a un progetto della Compagnia di San Paolo, vinto il progetto, lungo l'anno vi è stato anche così un chiarimento dove la Compagnia ci ha specificato che dovevano essere progetti nuovi e pertanto una parte era già stata finanziata e una parte viene finanziata in sede di assestamento. Altri stanziamenti per manutenzioni e impianti di illuminazione. C'è il discorso dell'aumento dell'anticipazione di cassa. Ecco, qui l'avevo già chiarito in una discussione qua avvenuta in Consiglio Comunale, è da sempre da intendersi e mai ragionarci come il classico fido bancario. Non vuol dire che se portiamo l'anticipazione di cassa a oltre 4 milioni di euro, eccetera, vuol dire che noi andiamo a pagare interessi perché tocchiamo un saldo debitore di quell'importo, ma per l'ente pubblico ogni volta che si va in anticipazione di cassa vengono sommate, se io utilizzo una volta fino a 600.000 e poi rientro una seconda volta utilizzo fino a 800.000, faccio la somma, è 800 più 600, 1.400.000 e così via. Ecco, funziona in questo modo, è molto importante. Tutto questo è avvallata dall'importo degli interessi molto bassi che paghiamo, che non sarebbe realistico se invece andassimo in utilizzo di un saldo debitore pari a 4 milioni di euro. Diminuzione della voce entrata IMU per quello che vi ho spiegato prima, cioè abbiamo dovuto stornare in modo prudenziale un mancato ritorno IMU anche dovuto all'assimilazione degli immobili dati in comodato gratuito ai parenti primo grado.
l'aumento dei trasferimenti correnti dallo Stato è dovuto ai rimborsi da parte dello Stato dell'IMU prima casa. Ecco. Rinegoziazione del contratto concessione gas che ci ha portato una maggiore entrata e per ultimo il tutto è il fatto di passare a parte corrente la cifra di 107.500 euro degli oneri di concessione a costruire. Grazie assessore. Interventi in merito? Prego consigliere La Certosa. In questo assestamento di bilancio sono tre le voci che saltano all'occhio e che ci preoccupano maggiormente. La prima è l'incremento di 1,5 milioni di euro delle anticipazioni di cassa, che passano così da 2,5 milioni di euro a 4 milioni, il che dimostra i problemi di liquidità in cui versa il Comune. Mai si era toccata una cifra di stanziamento simile per le anticipazioni di cassa prima d'ora. E questo preoccupa perché se utilizzate, come peraltro già successo quest'anno con ripercussioni minime, si trasformano in interessi passivi da pagare al tesoriere, che possono essere anche molto pesanti se queste anticipazioni non sono utilizzate con grande parsimonia. Il secondo aspetto da sottolineare è quello relativo alla somma di ulteriori 60.000 euro che vanno a finanziare la maggior spesa di smaltimento dei rifiuti in discarica, capitolo che passa da 1.455.000 euro a 1.515.000. Questo perché, contrariamente a quanto era stato deciso dalla pubblica amministrazione ad inizio anno, non è partita l'estensione del servizio di raccolta dell'umido sull'intero territorio braidese. Credo che forse un passaggio in Commissione Ambiente doveva quantomeno essere doveroso, per capirne anche solo semplicemente i motivi, ma questo passaggio non è avvenuto. Il terzo aspetto invece verte sull'utilizzo degli oneri di urbanizzazione, sulla parte corrente del bilancio, 107.500 euro che vengono sottratti dalla parte investimenti. Non che non si possa fare, per l'amor di Dio, è sempre stato fatto anche in precedenza, anche quando ero io assessore, e la legge lo permette, ma va a collidere con i buoni propositi con cui l'amministrazione comunale aveva pianificato il bilancio previsionale ad inizio anno, prevedendo l'optimum, ovvero tutti gli oneri di urbanizzazione destinati per finanziare la spesa di investimento. Ora invece si è costretti ad utilizzare quasi il 9% di essi per il finanziamento della spesa corrente. Un'entrata incerta va a finanziare una spesa certa. Questi tre aspetti, testé sottolineati, sono sufficienti affinché il mio gruppo possa esprimere un parere negativo a questo assestamento, figlio di un bilancio previsionale su cui avevamo già espresso a suo tempo la nostra motivata contrarietà. Saremmo però politicamente scorretti se in queste molteplici voci di bilancio che entrano in gioco in questo documento dicessimo che non ci sia nulla di positivo. Infatti ci sono anche dei capitoli che apprezziamo, in particolare ne vorrei citare tre: il recepimento di 180.000 euro da parte della Regione per il rinnovo del parco autobus del Consorzio del Trasporto Pubblico, il recepimento di 15.000 euro della CRC per progettazioni di bandi europei e apprezzabili 50.000 euro come contributo alle attività produttive per il pagamento della TARES, di cui abbiamo discusso precedentemente, ma che voteremo convintamente a favore nell'emendamento. Prego, consigliere Wuric. Due semplici informazioni. A cosa è dovuto il pressoché raddoppio del canone di concessione del servizio di distribuzione gas, che da 65.000 passa a 125.000 come entrate? A cosa è dovuto? È
c'è stato un cambiamento della convenzione, non so. È una cifra considerevole, è quasi il doppio, quindi non capisco il perché. In una trattativa molto serrata con Enelgas e alla luce di una normativa nazionale che ha permesso la proroga, abbiamo richiesto il raddoppio delle fasce deboli e quindi il contributo alle fasce deboli era 65 ed è passato a 130. A 110, insomma. Cioè il contributo viene incassato dal comune, lo distribuisce poi e lo distribuisce attraverso iniziative o agli aventi diritto attraverso iniziative che fai è stato prolungato la concessione e noi okay. Nell'ambito di una trattativa abbiamo ottenuto alcune opere che hanno fatto casi analoghi. Come si è fatto in casi analoghi e come si è fatto in passato non c'è una riduzione diretta del gas rispetto all'ISEE, ma attraverso interventi che vanno a calmierare, per esempio, come era stato fatto dalla precedente amministrazione, le tariffe della mensa. Va bene. Poi un'altra precisazione che non comprendo, nella pagina 5, dove c'è scritto prestazione di servizi illuminazione. Dove penso che sia il consumo di energia elettrica questo? È il consumo di energia elettrica? Che comporta 17.000 euro in più di spesa. Pagina 5. Pagina 5 dell'allegato B. Al punto 1080203. Che sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la settima riga. Era 594.800, è stato integrato di 17.000. È la spesa dell'energia elettrica? La mia domanda ha un riflesso molto molto. Sì. L'avevo detto prima, cioè il fatto che rispetto agli importi degli anni scorsi, cioè importi anche di qualche centinaio di mila euro che avevamo portato in variazione di bilancio in aumento, in questo caso considerando tutti i capitoli, non solo quello, vi è un aumento di 17.000 euro. No, beh, un po' di più per correttezza. Toccando tutti, qui c'è scritto sono 32.200, per tocca anche altri capitoli per il genere. Comunque, abbiamo consegnato. Tenuto conto che da alcuni forse mesi sono stati installati i nuovi corpi illuminanti che dovrebbero portare delle riduzioni, invece qui si vede un aumento, quindi questo mi sembra una contraddizione nei termini. Tutto l'anno, appunto, ha maggior ragione che è tutto l'anno e quindi se ad agosto hanno incominciato a mettere i nuovi corpi illuminanti a LED che consumano notoriamente meno e che hanno fatto parte di questa contrattazione con la ditta che si è messa, che ha posato il teleriscaldamento, cioè, mi aspettavo una riduzione, non un aumento, per questo che penso che ci sia un po' di contraddizione tra quello che è stato detto qualche mese fa e quello che leggo oggi. Rispetto agli anni precedenti, non c'è nessuna contraddizione. Intanto l'entrata a regime dei LED è di un mese e poco fa, perché alcuni sono entrati ancora dopo la sera che abbiamo fatto l'inaugurazione. Ma il problema è questo, è che spesso negli anni scorsi la cifra di assestamento, che se lei ricorda negli ultimi 10 anni era sempre nell'ordine dei
150.000 euro. Lo dico perché era uno dei motivi di grande discussione in sede di giunta, perché era la posta più importante che ti mangiava tutto quello che potevi fare in sede di assestamento, e quindi non, è dovuta al fatto che molto spesso nel cambio di gestione, così come da normativa contrattuale, ci sono delle code contrattuali che man mano vengono consegnate, e consegnate anche con anni di distanza. Peraltro, potrei sbagliarmi, ma può essere magari più preciso il dottor Gerardo, siccome su questa partita siamo stati molto molto attenti, il cambio di gestori ha soltanto in quest'ultimo periodo l'Authority Nazionale dell'Energia è intervenuta per bloccare un malvezzo che faceva sì che ad ogni cambio di gestore vi fossero le reintitolazioni dei contratti con dei costi molto importanti, per cui tu avevi una riduzione nel cambio di gestione ma un aumento di costi fissi. Questa cosa peraltro scivolava da un esercizio all'altro, nel senso che a volte le ultime letture della gestione precedente arrivano con mesi di ritardo. Io credo che viceversa quest'anno ci siano già i primi segni di una rinegoziazione del contratto che ha stabilito una riduzione rispetto alla base Consip tradizionale dell'anno scorso. Questo è un primo elemento. L'altro elemento, noi abbiamo comunque aumentato il numero di punti luce complessivamente serviti, e quindi all'aumento del numero di punti luce c'è una conseguente consumo, e il fatto che non ci sia più questa cifra così consistente è dovuto da un lato ad un maggior controllo su questa partita, e dall'altro probabilmente ai primi effetti positivi di un consumo minore dei corpi illuminanti. Parlando di cifre, abbiamo avuto un miglioramento sul bilancio di circa 120.000 euro, perché bisogna fare il raffronto della differenza di quest'anno con la differenza dello scorso anno, per un miglioramento di 120.000 euro, che è una cifra interessante. Consigliere Bergesio, prego. Visto che si sta parlando proprio della sostituzione di questi corpi illuminanti con queste luci a LED, volevo sapere, la sostituzione è già stata completata o ci sono ancora alcuni, diciamo, corpi da sostituire, e dove si andrà a operare? Prego, assessore Messa. Sì, la fase di sostituzione dei LED è praticamente completata. Esistono ancora, diciamo, un numero molto residuo di LED che verranno sistemati, stiamo parlando di circa una decina, che verranno sistemati in funzione di posizioni che devono essere abbinate al tipo di lampada acquistata. Diciamo che per il 99% l'operazione sostituzione LED è completata. No, la società Brava Energia, con cui si è firmata la convenzione, prevedeva esclusivamente la sostituzione, nessuna realizzazione di nuovi impianti. Grazie assessore, altri interventi in merito? Prego consigliere Damasco. Molto brevemente, per confermare il voto favorevole della maggioranza all'assestamento, un assestamento che anche quest'anno permette al Comune di garantire la qualità e la copertura dei servizi per i cittadini, grazie anche alla partecipazione ai bandi di progettazione europea come
è già stato più volte detto. Mi preme soprattutto portare all'attenzione la questione relativa al trasporto pubblico, in quanto se per quest'anno ancora sia stato possibile riuscire a coprire i costi di tale servizio, è importante che per il prossimo anno si cerchi di individuare le modalità per poter ancora garantire un servizio di qualità ai cittadini che venga anche utilizzato in modo opportuno, partendo anche dalla considerazione che nei prossimi anni il bilancio regionale prevede dei tagli ulteriori a tale servizio. Quindi sarà soprattutto necessario individuare la modalità con cui poter impugnare il contratto di servizio che tramite la provincia è in atto a causa del comune. Grazie. Grazie consigliere Damasco. Se non vi sono altri interventi, lascio di nuovo la parola all'assessore Fogliato. Prego assessore. Due cose. La prima solo un chiarimento, perché è importante anche poi passare ai nostri concittadini, anche tramite i mezzi di informazione, delle notizie corrette. Quando si parlava di problemi di liquidità, noi in tutto l'anno abbiamo pagato 3.000 euro di oneri finanziari, perciò non è il problema di oneri finanziari. Il problema è più così, tra virgolette, politico, concettuale, di principio. Se è giusto che sia sempre solo il comune farsi carico dei problemi degli altri. E questa è la differenza, non è la differenza monetaria. Perché il fatto di nostri utilizzi di anticipazione di cassa sono dovuti quest'anno principalmente a tre fattori. Il primo, non abbiamo incassato direttamente dai cittadini l'IMU, abbiamo dovuto aspettare che lo Stato ci facesse il trasferimento. Non è avvenuto nello stesso periodo, ma nello stesso tempo il Comune diligentemente ha fatto fronte ai propri impegni. Due, anche se non abbiamo avuto il rimborso dalla SOC, dall'ASL, per quanto riguarda i dipendenti che abbiamo noi in servizio presso la SOC, noi comunque gli stipendi li abbiamo pagati. Abbiamo utilizzato la nostra anticipazione di cassa, in quanto la SOC, non essendo più un ente autonomo, nessuna banca gli fa l'anticipazione di cassa e ci siamo fatti carico noi. Terzo, dibattuto a livello nazionale, richiesto dalle associazioni di categoria, di Confindustria, API, Artigiani, Ascom e tutto, il fatto di onorare gli impegni da parte degli enti pubblici, perché questo dà una mano all'economia, i comuni, non dico solo Bra, ma tutti i comuni si sono fatti carico di questo, hanno pagato in tempi più celeri possibili i propri fornitori. Questo vuol dire, se dall'altra parte non arrivano delle entrate, andare anche in anticipazione di cassa. Torno a dire, tutto questo ci è costato 3.000 euro, anzi non è detto che abbia pesato completamente per il nostro bilancio, perché poi lo Stato ha detto, una volta che noi glieli quantifichiamo, una parte di questi interessi ce li rimborsa per lo sfasamento temporale fra l'incasso da parte dei nostri, il tempo in cui i nostri concittadini dovevano pagare l'IMU e il tempo in cui lo Stato invece ci ha riversato l'IMU. Perciò il costo effettivo è poi del 50% rispetto a quello. Capite? Non è il costo, è l'aspetto di principio. Tramite l'anticipazione di cassa gli enti locali si fanno molte volte carico di problemi altrui. Scusa, mi ha guardato il Presidente perché mi ero preso un impegno a seguire, volevo solo illustrarvi anche qui brevemente quello che è l'emendamento alla delibera di assestamento, vale a dire i principi, le indicazioni che poi verranno recepite come giunta per quanto riguarda l'utilizzo dei 50.000 euro che noi abbiamo stanziato come contributo sulla Tares alle attività produttive che hanno avuto un maggiore aumento Tares. Allora, è una delibera concertata con le associazioni di categoria, ci siamo trovati attorno a tavola a fare un ragionamento con loro. Quando si parla di aumenti, molte volte sono apparsi sui giornali le percentuali di aumento. In matematica la percentuale si basa sempre su da dove si parte. Sovente nel raffronto con altri comuni, il comune di Bra a livello di Tarsu era più basso
per quasi tutte le categorie merceologiche rispetto ad altri comuni. Logicamente che una volta recepite le normative TARES, la variazione in percentuale è stata più elevata di altri comuni, ma perché la nostra base di partenza era più bassa. Ok, questo è importante già evidenziarlo. Dopodiché era un impegno politico che avevamo preso nel momento in cui a giugno avevamo presentato il regolamento TARES. Avevamo detto in sede di assestamento l'impegno è di reperire i fondi. Li abbiamo reperiti, 50.000 euro, che rispetto ai due città che hanno attuato, una è Alba e l'altra è Cuneo, che si sta indirizzando a cosa, è un importo non del mondo, perché siamo un importo più alto dei nostri vicini di Alba. C'era da mettere alcuni paletti e questi paletti abbiamo chiesto, ci siamo confrontati con le associazioni di categoria. Il primo paletto è il fatto di rendere omogeneo il raffronto con il 2012. Per rendere omogeneo vuol dire che alla variazione di aumento bisogna togliere quello che ha preso lo Stato, la nuova imposta dello 0,30 metro quadro che va allo Stato. Questo non può essere oggetto di contributo perché non è incassato dal Comune, è una nuova imposta che ha messo lo Stato e che il titolare di attività economica paga direttamente allo Stato. Secondo, che sia anche raffrontabile, perché nel momento in cui uno ha un'area più alta rispetto all'anno prima, logicamente, indipendentemente dalla variazione dell'imposta, paga di più di TARES, perciò anche un raffronto è omogeneo. Terzo, che sia incorrente col pagamento delle rate. Dopodiché si è messo, oltre che percentuale, dare il contributo, ragionando con le associazioni di categoria e valutando, e questo devo veramente ringraziare l'alta professionalità del nostro ufficio tributi. La ringrazio, mi faccio interprete della Giunta, però mi faccio interprete anche di diversi operatori economici che ci hanno evidenziato, al sottoscritto, al sindaco, a dei miei colleghi, di aver avuto ottima assistenza da parte del nostro ufficio tributi anche in sede di rettifica di valori, in quanto con le regole della TARES era molto importante come erano utilizzate delle aree che non, a molti casi non erano a nostra conoscenza. Benissimo, l'ufficio ha colloquiato, è andato a verificare addirittura di persona nelle sedi dei nostri operatori economici e ha rettificato gli importi, logicamente che trovano già subito la loro modifica in sede di saldo. Alla fine è venuto fuori che una soglia utile da tener conto, oltre la quale poter chiedere un contributo, è un aumento superiore al 30%. Questo come sintesi delle varie indicazioni pervenute dalle associazioni di categoria. Pertanto, rendendo omogeneo il raffronto, tutta la parte di aumento che supera il 30% può essere oggetto di richiesta di contributo. Domanda da presentare, ipotizziamo entro il 31 gennaio 2014, in modo da rendere fattibile per i nostri uffici andare a liquidare un mese o due mesi dopo, perciò entro il primo trimestre 2014 questo contributo. Logicamente può essere un contributo a riparto, noi abbiamo stabilito una cifra massima, ma come hanno fatto anche gli altri comuni, dipenderà da coloro che faranno domanda se la richiesta supererà quello che noi abbiamo messo a disposizione, ci sarà il riparto in modo proporzionale. Interventi in proposito? Se, prego, consigliere Certosa. Volevo intervenire solo per la dichiarazione di voto. Il mio gruppo voterà contro l'assestamento di bilancio, ma fermamente a favore dell'emendamento all'assestamento del bilancio stesso, che va a gestire, come diceva poc'anzi l'assessore, il fondo di 50.000 euro per, come contributo alle attività produttive per il pagamento della TARES. Tra l'altro sono uno dei cinque iniziali firmatari del documento e quindi il mio gruppo voterà convintamente a favore.
Grazie consigliere La Certosa. Prego consigliere Damasco. Anche la maggioranza voterà favorevolmente l'emendamento e, scusandomi per l'assenza nella Commissione Finanze, sottoscrivo anch'io il documento in titolo personale. Grazie consigliere Damasco. Altri interventi? Prego sindaco. Ringrazio della discussione molto importante che si è sviluppata intorno all'assestamento mi corre l'obbligo di ringraziare tutta la ripartizione finanziaria e in particolare l'ufficio tasse per l'approccio molto responsabile con cui ha affrontato un'annata assolutamente complicata. E permettetemi di ringraziare insieme a tutto il personale anche il personale della ripartizione urbanistica che ha dato dei risultati assolutamente positivi che hanno permesso di dare una possibilità a questo all'assestamento del bilancio di poter essere messo in opera. Credo che questo per me sia anche il segnale di un lavoro sinergico che c'è all'interno di questo comune e un lavoro che a volte è minuzioso, fatto di tante pratiche magari di piccoli importi, relativi però a dei lavori diffusi che ci danno qualche elemento di speranza e di luce rispetto all'economia della nostra città. Grazie sindaco, a questo punto direi di porre in votazione, sapendo che in questo momento sta girando tra i banchi il testo dell'emendamento aggiuntivo che può essere sottoscritto dai consiglieri che ove lo ritenessero. La votazione in realtà prevede 5 votazioni distinte. Beh, mentre attendiamo che chi vuole sottoscrivere sottoscriva, vi spiego che ci saranno 5 votazioni distinte. La prima votazione per rendere ammissibile l'emendamento aggiuntivo, che riscrive di fatto il punto 11 che viene superato. La seconda votazione è quella che attiene effettivamente all'assestamento ed è seguita dalla terza votazione, quella sulla DIE. La quarta votazione è quella sull'emendamento aggiuntivo seguita da DIE. E con quella quinta votazione chiudiamo il Consiglio Comunale. I consiglieri interessati hanno firmato. Allora, procediamo con la votazione per l'ammissione generica dell'emendamento aggiuntivo. Quindi segnaliamo la presenza. Siamo in 18, votiamo, apriamo la votazione. Ci siamo tutti? Chiusa la votazione, emendamento ammesso. A questo punto procediamo con la votazione sulla sull'assestamento. Segnaliamo la
Qui segnaliamo la presenza e poi votiamo per l'assestamento, sì. Allora, siamo in 18. Votiamo. Sì, chiudiamo la votazione. Con 11 voti favorevoli e 7 voti contrari viene approvato l'assestamento. Votiamo la DIE. Quindi segnaliamo la presenza. Apriamo la votazione per la DIE. Chiudiamo la votazione, approvata con 11 voti favorevoli e 7 astenuti. Passiamo alla votazione seguente, che è la votazione apriamo la votazione. Votiamo. Allora, con votata all'unanimità, di è votata all'unanimità. No, scusami, cosa abbiamo? Votazione sull'emendamento. Adesso votiamo ancora la DIE, quindi segnalare la presenza. DIE sull'emendamento. Ce ne manca ancora uno. 18, votiamo, chiusa la votazione, sì, di approvata all'unanimità. Cos'è questo? Di Agostino Cottolengo della famiglia di Modena, che era ovviamente in casa della professoressa Ottavia Manfredi. Ringrazio del copioso dibattito di stasera e colgo l'occasione per dirvi che probabilmente ci vediamo ancora prima della fine dell'anno per un consiglio comunale che mi auguro possa affrontare il bilancio. Ringrazio della collaborazione che c'è stata tra tutti i consiglieri, ringrazio la mia maggioranza di essere stata presente, puntuale e nei momenti importanti come quelli di questa sera, assolutamente allineata, coperta come si deve fare nelle maggioranze serie.